Purtroppo la capienza della sala è quella che è, la prossima volta non ci aspettavamo così ampia affluenza, la prossima volta cercheremo sale un po' più ampie all'interno del quartiere fieristico. Benvenuti a questo evento sulla sostenibilità, siamo su uno degli aspetti che compongono la sostenibilità dell'industria conciaria e della filiera pelli in Italia in generale, aspetto della circolarità della nostra industria. È l'ennesimo appuntamento organizzato qui a Linapelle in occasione della fiera su questi argomenti. Abbiamo iniziato un anno fa con un evento dedicato alla chimica conciaria, dove abbiamo affrontato il tema della concia al cromo, delle alternative bianche, pro e contro. Abbiamo continuato a settembre con la presentazione del progetto sull'impronta ambientale della pelle, sviluppato da Cotans, Unic e la Commissione europea, e oggi appunto parleremo dell'economia circolare. Siamo lieti di aver potuto organizzare questo evento in collaborazione con Confindustria, che ha in atto un interessantissimo progetto sull'economia circolare nell'industria italiana, sulla sensibilizzazione, sulla valorizzazione dei casi di best practice presenti nei vari settori industriali nel nostro paese. Oggi partiremo con alcune presentazioni, una in particolare riguardo quella che è, insomma, vedremo e vivremo quella che è la circolarità nel processo di concia. Avremo poi due panel con esponenti della filiera che presenteranno le attività delle proprie aziende e i prodotti circolari prodotti dalle loro aziende, sempre riferito alla filiera della pelle. Abbiamo voluto organizzare questo evento non come un classico workshop in cui si parla e basta, quindi un talk show o comunque un seminario vecchio stile. Abbiamo voluto anche organizzare una piccola esposizione di prodotti che tra l'altro verranno presentati e commentati dai panelist nella parte dietro dell'EME. Vi invito tutti a dare un'occhiata a questi lavori, sono molto interessanti, e dove c'è anche il catering. Io finisco qui, passo il microfono alla professoressa Rossella Sobrero e niente, buon workshop, grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie naturalmente per l'invito, grazie per la professoressa, nel senso che sono, come dico sempre io, una professionista prestata alla formazione, per cui il mio lavoro è occuparmi di responsabilità sociale di impresa e sono presidente di una società che si chiama Coinetica, che è nata 17 anni fa. Con questo posizionamento stretto, occuparsi solo di progetti di responsabilità sociale. Però amo molto la formazione, per cui insegno comunicazione sociale in università statale e marketing non convenzionale in università cattolica. Poi faccio una serie di altre cose, ma non particolarmente interessanti in questo contesto. Credo moltissimo nella responsabilità sociale di impresa e sono molto felice nel vedere quanto questa sensibilità e questo impegno sia cresciuto negli ultimi anni. Non è solo una dimostrazione oggi da quante persone sono interessate a questo tema, ma io la vivo tutti i giorni perché organizziamo anche il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, che tutti gli anni viene fatto i primi di ottobre in Bocconi a Milano e che attraverso 12 tappe territoriali raccoglie le best practices delle aziende anche in giro per l'Italia. L'altro ieri ero a Udine, una sala strapiena, cioè avevamo una sala da 130 posti, ci siamo spostati in una da 200, c'erano 250 persone, di cui 50 in piedi. È una dimostrazione concreta di quanto oramai il tema sia entrato nelle corde delle persone,
sia a livello appunto di imprese, ma anche a livello di singoli cittadini, e questo naturalmente è un bel segnale e una speranza anche per il futuro, anche per i nostri giovani. Io ho solo il compito di fare un po' da vigile del traffico, spero poi che non sia più di tanto necessario ricordare i tempi, perché sono molto stretti. La scelta di questo evento è stata fare interventi più brevi, quindi meno approfonditi se vogliamo, però garantendo carrellata più ampia. Quindi o magari in alcuni casi ci sono due o tre interventi di mezz'ora, di un'ora l'uno, oppure la scelta opposta è quella di dire facciamo interventi di 10-15 minuti, ma facciamone tanti in modo da far capire quanti modi diversi ci possono essere per interpretare, in questo caso per esempio l'economia circolare. Il panel primo che introduco è, diciamo, forse un po' più di scenario, no? Quindi prego Marco Valli di Confindustria, per Luigi Porta di Enea, Paolo Gurisatti di Economista Industriale, Fabiana Orlandi di Unic, di sedersi, o se volete potete anche in piedi, però direi che se stiamo tutti in piedi. Ecco, un'ottima idea. Se qualcuno si vuole sedere, anche al mio posto lo cedo volentieri. Allora, se siamo bravi a rispettare i tempi, avremo anche magari la possibilità poi di fare qualche domanda da parte del pubblico. Quindi se poi vi volete cominciare anche a preparare, dopo aver ascoltato i primi interventi, qualche domanda, mi raccomando domande, non interventi di dissertazione, per cui prepariamoci perché abbiamo poco tempo e vogliamo dire tante cose. Quindi Confindustria del progetto Economia Circolare. A questo punto Confindustria, finché Marco Valli si prepara, Confindustria, non so se lo sapete, immagino di sì, dal 2018, mi sembra marzo 2018, ha presentato il manifesto sulla responsabilità sociale d'impresa, Industria 4.0, esatto, in cui si è ribadito molto un concetto fondamentale che io esprimo in una parola, che competitività e sostenibilità oggi vanno a braccetto e non sono visti come una cosa, se sono sostenibile, esatto, sono meno competitivo, perché sembra a noi tutto scontato, ma non lo era. Quindi sull'onda e sulla crescente attenzione anche di Confindustria su questo, ci parlerà sicuro in modo un po' più approfondito, ma non troppo perché abbiamo poco tempo, Marco Valli. Prego Marco. Grazie. Grazie a tutti e grazie a UNIC per questo invito, per questa opportunità di, diciamo, di parlare ancora una volta di economia circolare, che è un tema che nell'ultimo anno noi abbiamo seguito molto e sta diventando sempre più al centro dell'attenzione, non solo comunque delle imprese che ormai da tempo in Italia sanno fare economia circolare, ma soprattutto sia del legislatore, quello comunitario, che nazionale. Detto ciò, facciamo però prima un inquadramento su che cos'è l'economia circolare ed eventualmente appunto quali sono i suoi vantaggi, che appunto non sono solo sostenibilità e minori impatti ambientali, ma anche competitività per le stesse imprese. Questo è sicuramente uno schema su che cos'è l'economia circolare che avrete visto più volte, che appunto si distacca da quella che è la classica economia di stampo lineare, quindi processo industriale, consumo e discarica, ma all'interno di quello che è un modello economico di tipo circolare, come riportato anche nella definizione della Commissione europea quando ha lanciato per la prima volta il piano d'azione sull'economia circolare nel dicembre 2015, ha definito questo modello, al contrario, come quello in cui si cerca di andare a trattenere il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse utilizzate quanto più a lungo possibile. E allo stesso modo si cerca di minimizzare quella che è la produzione di rifiuti e quindi anche quello che è il ricorso alla discarica eventualmente. Quindi sono due facce, il mantenimento del valore e la minimizzazione di produzione di rifiuti sono due facce della stessa medaglia che vanno insieme e sono alla base del modello economico di tipo circolare. Come detto, l'economia circolare presenta diversi vantaggi ed è intrinsecamente un modello win-win per tutte le parti in causa.
a partire innanzitutto dall'ambiente, perché come detto abbiamo un minor ricorso a quello che è lo smaltimento in discarica, un risparmio delle materie prime in ingresso nei vari cicli industriali, un risparmio dei combustibili fossili e una riduzione di tutte le tipologie di emissioni anche in atmosfera come CO2 o eventuali altre sostanze inquinanti. Allo stesso modo, vantaggi per l'ambiente, ma vantaggi anche per la collettività e per i cittadini, perché si punta a quella che è una chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti, quindi con abbattimenti dei costi sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione e quindi a cascata per i cittadini, e allo stesso modo si punta a sviluppare nuove attività industriali sia per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, ma anche nuove filiere industriali che cercano di cogliere magari le opportunità che altre da residui di produzione che appunto per altre industrie sono degli scarti, ma che invece per altre filiere industriali sono delle opportunità, delle materie prime in ingresso. E quindi questo sicuramente ha degli impatti positivi di carattere economico-sociale sul territorio, con eventuale generazione di reddito. Allo stesso modo, correlato a ciò, si ha la creazione anche di nuove figure professionali grazie all'introduzione di nuove e innovative tecnologie. Da ultimo, ma non ovviamente meno importante, abbiamo anche tutti una serie di vantaggi per quanto riguarda l'industria, a partire, correlato alla parte ambientale, la diminuzione della dipendenza da combustibili fossili, quindi soprattutto quelli di importazione, che sappiamo come in Italia siamo molto dipendenti dall'importazione dall'estero per quanto riguarda le materie prime. Quindi, e allo stesso modo si punta ad un uso efficiente delle stesse materie prime nei processi industriali, con contenimento dei costi sia di produzione, quindi eventuale aumento di competitività per le imprese, e con un recupero e un contenimento dei costi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Come detto, l'Italia come si posiziona rispetto all'economia circolare, a quelli che possono essere le performance dell'economia circolare? Sicuramente noi non siamo all'anno zero. Qua in tabella ho riportato alcuni dati presi dagli ultimi rapporti di Green Italy, in cui si fa il confronto con altri i maggiori paesi europei in termini industriali. E vediamo, sicuramente salta all'occhio due indicatori molto importanti per quanto riguarda l'economia circolare, che è la produzione di rifiuti, quindi la quantità di rifiuti prodotta rispetto a invece un milione di euro prodotto di valore, quindi è un indicatore di uso efficiente delle risorse e dei residui di produzione che invece di diventare rifiuti diventano ad esempio sottoprodotti e reimpiegati nei processi produttivi. E su questo indicatore, come si può vedere, siamo primi rispetto a tutti gli altri paesi europei, maggiori paesi europei a carattere industriale. Allo stesso modo, in termini assoluti, avviamo un'importante quantità di rifiuti a riciclo e, come vediamo, siamo secondi rispetto alla Germania, con 56 milioni di tonnellate avviate al riciclo di rifiuti industriali. Quindi, guardando a questi dati, vediamo come l'industria italiana già da tempo ha delle consolidate performance in campo di economia circolare e noi guardiamo come industria con grande interesse anche a quella che è la rinnovata attenzione di quello che è il legislatore comunitario sulla materia dell'economia circolare. Quindi da quelle che sono le ultime direttive in materia di rifiuti pubblicate lo scorso luglio, e possiamo dire che noi come paese abbiamo accompagnato, se non addirittura anticipato, questi contenuti. Infatti, come detto prima, noi come industria italiana siamo povera di materie prime come caratteristica del territorio e abbiamo sviluppato da tempo, come diciamo spesso, una dote a fare tanto con poco, andando a valorizzare quanto più possibile quelli che sono i residui produttivi e di consumo. Questo è assolutamente è fondamentale, andare a capire come l'economia circolare si fa e si rende un fatto concreto solo attraverso l'industria, quindi solo attraverso un forte coinvolgimento dell'industria, che garantisce attraverso innovazioni quello che sono il raggiungimento di tutte le tipologie di obiettivi in campo ambientale. Infatti questi obiettivi, bene ricordare che appunto un qualsivoglia intervento tecnologico mirato a migliorare l'efficienza e quindi la sostenibilità di un processo, di un prodotto industriale, deriva sempre in maniera diretta o indiretta da un processo industriale.
Quindi non dobbiamo solo guardare a quelli che sono le imprese che hanno fatto della sostenibilità il loro core business, le imprese smart che si vedono sempre di più ad oggi, ma soprattutto a quelle produzioni tradizionali, e su questo sicuramente l'industria conciaria è un esempio perfetto e assolutamente importante, che attraverso innovazioni di prodotto e di processo forniscono e continueranno a fornire a tutto il sistema paese gli strumenti per andare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di crescita sostenibile, che sempre di più l'ambito internazionale, europeo ma anche nazionale ci chiedono di raggiungere. Come detto, dalla COP21 del 2015, gli accordi di Parigi, fino appunto all'ultimo pacchetto di proposte in materia di economia circolare pubblicato la scorsa estate. Come detto, l'economia circolare interviene in diversi campi di competitività dell'impresa e avvantaggia l'impresa in diversi campi che si affiancano a quelli più, ovviamente, più classici, come il fisco, il costo del lavoro e quant'altro, ma sicuramente fornisce dei benefici rilevanti per quanto riguarda, come detto in precedenza, minor costi dell'energia, un miglior consenso sociale, una miglior percezione sia da parte magari del consumatore, ma anche verso quelli che potrebbero essere i rapporti B2B, un minor costo per la gestione dei rifiuti e un minor costo delle materie prime in ingresso. Quindi, guardando a tutti questi fattori, a tutte queste nuove attenzioni dal legislatore comunitario e nazionale, Confindustria lo scorso anno, già a partire dallo scorso anno, a febbraio 2018, nel nostro documento presentato alle Assise Generali, abbiamo dedicato uno spazio appunto all'economia circolare. Riassumendo i punti principali per andare a effettuare una vera e propria transizione verso un modello di crescita circolare, in questi tre punti principali, che sono, partendo dall'abbattimento di quelle che sono le barriere non tecnologiche, e questo è un punto rilevante e fondamentale, soprattutto in un complesso normativo come quello italiano, molto complicato, molto tecnico, e appunto si deve cercare di andare a battere queste barriere non tecnologiche che derivano da un approccio restrittivo del legislatore e di tutti quegli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni con cui poi si rende concreta l'economia circolare, e questo approccio ancora oggi rende poco conveniente e non preferibile ad esempio quello che è il ricorso al sottoprodotto anziché è preferibile ancora gestire il residuo di produzione come rifiuto anziché come sottoprodotto, o avviare il residuo di produzione a operazioni di riciclo o recupero. Come secondo punto abbiamo identificato quello che è favorire lo scambio di beni prodotti in linea con quelli che sono i principi dell'economia circolare, quindi tutti quei beni derivanti dalle materie prime seconde, derivanti da un processo ad esempio di riciclo, tenendo presente che però il crollo dei prezzi di alcune materie prime rende ancora economicamente difficile la scelta di queste materie prime seconde. E ad oggi stiamo anche avviando un lavoro su quello che potrebbe essere uno strumento per favorire questo scambio di beni, che ad esempio come leva di innovazione potrebbe essere il GPP, ovvero il Green Public Procurement, che sono gli acquisti verdi della pubblica amministrazione che, se implementati in maniera corretta e coerente soprattutto con quelli che sono la realtà industriale e le possibilità che l'industria può mettere, i prodotti che l'industria può offrire, può essere sicuramente una leva di innovazione e di sviluppo. L'ultimo punto, ma sicuramente non meno importante, è quello dell'innalzamento della capacità impiantistica virtuosa del paese, quindi puntare sugli impianti, sulla costruzione degli impianti, favorire l'efficienza di quelli che sono gli impianti di riciclo esistenti, riciclo e recupero esistenti, quindi anche il recupero di energia, valutare la necessità di costruirne di nuovi e limitare al minimo, che è quello di essere sempre l'obiettivo principale, limitare al minimo la presenza di discariche sul territorio, che è il luogo dove appunto si va a perdere quel valore intrinseco dei materiali presenti nei rifiuti. Su questo punto vi riporto i dati dell'ultimo rapporto sulla sindrome NIMBY, la sindrome Not in My Backyard, molto diffusa in Italia, nel quale quella sindrome per cui si tende ad andare a contestare opere e infrastrutture o eventualmente di pubblica utilità come le strategiche di pubblica utilità, e tra le opere più contestate
Ci sono proprio i progetti legati all'energia e ai rifiuti, che sono il 56 e il 30, rispettivamente il 56 e il 37% dei settori contestati. Quindi noi come Confindustria ci siamo mossi con queste proposte, e però in uno scenario europeo che, come detto, ha dimostrato una rinnovata attenzione verso l'economia circolare. Infatti, come anticipato all'inizio, nel 2015 ha proposto un piano di azione per tutta l'Europa per quanto riguarda l'economia circolare, andando a identificare quattro misure chiavi, che sono la progettazione ecologica, quindi tutte le azioni che si possono andare a fare sui prodotti, quindi sostanzialmente il cosiddetto ecodesign, lo sviluppo di mercati delle materie prime seconde, in linea anche con quanto diciamo come Confindustria, l'adozione di modelli di consumo più sostenibili e ovviamente puntare su una gestione virtuosa dei rifiuti, nel rispetto di quella che è la gerarchia delle operazioni da andare a effettuare sui residui di produzione. Ma perché appunto c'è questa rinnovata attenzione dell'Unione Europea per quanto riguarda l'economia circolare? Se guardiamo velocemente a questo grafico che rappresenta il flusso dei materiali in Europa, questo è un po' vecchio e fa riferimento al 2014, vediamo innanzitutto come l'UE, come l'Italia, è importatrice netta di risorse, se guardiamo il flusso di materie in alto tra import ed export, ma soprattutto vediamo come il flusso dei materiali che rientra come materiali riciclati in Europa rappresenta, rispetto a quello che è la quantità di rifiuto prodotto, 2,2 miliardi di tonnellate di materiali, solo 0,6 miliardi rientrano come materiale riciclato all'interno dello schema produttivo. Quindi appunto, al base di ciò, c'è anche questa appunto rinnovata attenzione dell'Europa verso l'economia circolare. E alla luce di questo è stata presentata una proposta di revisione della direttiva rifiuti ormai più di 2 anni fa, con la proposta della Commissione. Ci sono confrontate le 3 istituzioni europee, Parlamento, Consiglio e la stessa Commissione. Confindustria, durante tutto l'iter di revisione durato 2 anni e conclusosi appunto a giugno del 2018, noi abbiamo monitorato tutto il susseguirsi della revisione, che è culminata con delle decisioni importanti per quanto riguarderà poi i nuovi scenari futuri di gestione, soprattutto di gestione dei rifiuti. Infatti ha impattato su quello che riguarda sono le definizioni, su quella che è la gerarchia dei rifiuti, quindi come dicevo prima tutte le la priorità di operazioni da andare a effettuare sui rifiuti, sulle normative dei sottoprodotti da end of waste, la responsabilità estesa del produttore. Adesso purtroppo non c'è tempo per entrare nel dettaglio su questi punti, ma soprattutto il nuovo pacchetto di direttive sui rifiuti ha imposto degli obiettivi ben specifici di gestione dei rifiuti, sia per quanto riguarda la gestione degli imballaggi, che sono una parte determinante di quelli che sono i rifiuti urbani, sia per quanto riguarda la stessa gestione dei rifiuti urbani, quindi degli obiettivi specifici da partire da oggi fino al 2025, 2030 e 2035. Quindi alla luce di questi obiettivi, noi come Confindustria nell'ultimo anno ci siamo occupati molto di economia circolare, andando appunto a avviare questo progetto, che innanzitutto si è svolto a partire da giugno 2018 attraverso 18 workshop su tutto il territorio italiano, rivolto principalmente ai manager aziendali, e culminato appunto lo scorso dicembre. E parallelamente abbiamo avviato anche il concorso nazionale sulle best performance dell'economia circolare, rivolto a tutte le imprese, sia imprese manifatturiere, come vediamo lì, imprese di servizi, e anche ovviamente imprese di servizi ecologici, proprio con l'obiettivo di andare a promuovere quella che è la cultura della sostenibilità, ma soprattutto far emergere quello che è il vantaggio economico derivante da quella che è una scelta di un modello produttivo circolare, e cercare di mappare e diffondere quanto più possibile quelle che sono le best practice aziendali in termini di economia circolare. Il concorso rimarrà aperto fino al 30 marzo 2019 e tutte le informazioni sono disponibili sul sito che abbiamo aperto ad hoc, economiacircolare.confindustria.it. Concludo velocemente dicendo solo che, mi ripeto, a livello internazionale ed europeo, tutto il tema dell'uso efficiente delle risorse e più in particolare quello dell'economia circolare sta assumendo e ormai si è consolidato a livello, con un'importanza rilevante
all'interno delle policy sia di medio che di lungo termine. L'Italia, come abbiamo visto, non è all'anno zero, ma soprattutto grazie alla capacità innata dell'industria di reimpiegare ridurre quella che è la produzione di rifiuti nei propri processi produttivi. L'Europa ha formulato questa proposta che abbiamo visto, queste direttive in materia di economia circolare, e adesso il recepimento, questo periodo di recepimento delle direttive sarà un'occasione importante per garantire proprio all'industria di poter contare su quello che è un contesto normativo, tecnologico ed economico che sia di supporto e ovviamente non di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Grazie. Grazie. Mi sono appuntata due o tre cose nel suo intervento. Beh, innanzitutto mi fa piacere ricordare che c'è l'Agenda 2030 dell'ONU, alla quale è un framework internazionale, sì, a quale tutti facciamo riferimento, e quindi anche c'è il tema delle, specifico, ecco, anche l'economia circolare è diciamo uno dei focus. Esatto. Poi due o tre cose importanti che sono innovazione tecnologica e creatività. Cioè, noi siamo famosi per essere molto creativi, ma quando anche Marco Valli parlava di per esempio ecoprogettazione, ecodesign, lì ci va proprio anche la nostra creatività. Assolutamente. Oggi siamo anche fortunati perché siamo molto anche avanti sulla parte di innovazione tecnologica, quindi se riusciamo a sposare la creatività che tutti ci riconoscono con anche la capacità tecnologica, ricordiamoci che l'Istituto Italiano di Tecnologia è per noi un gioiello, sì, di cui ci vantiamo, quindi anche sul tema dell'economia circolare. Due anni fa avevo conosciuto un ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia che mi ha detto una cosa che adesso forse è più normale, ma allora mi aveva colpito. Avevano fatto a Genova un accordo con i mercati generali per cui avevano provato a raccogliere tutti i rifiuti del carciofo, che come sapete ha il gambo, le foglie, per fare le cassette in plastica riciclata con i residui del carciofo. Adesso è già un po' più normale, ma due anni fa quando l'ho sentito mi è sembrata una cosa. Allora vedete che creatività e tecnologia possono essere abbinate con un vantaggio per tutti. E l'ultima cosa che volevo ricordare, ha citato Green Italy, e in effetti quella ricerca che viene fatta oramai da tanti anni da Fondazione Simbola, eccetera, evidenzia anche che ci sono spazi, nuove figure professionali anche per i giovani legati all'economia circolare. E questo, soprattutto perché abbiamo un po' di giovani in sala, ci riempie di speranza che anche i nostri ragazzi trovino presto un lavoro in questo settore. Grazie Marco Valli. Grazie a tutti. Pierluigi Porta ci farà un intervento, in questo caso come Enea. Siamo sempre in una fase, diciamo, più di scenario, giusto? Sì, parlerò un po' di progetti. Sì. Sì, vi introdurrò un pochino il laboratorio dove lavoro, che è il laboratorio RISE, parlerò dei progetti che abbiamo affrontato in questi anni, soprattutto sul tema delle pelli, e poi presenterò quella che è la piattaforma di simbiosi industriale, che è un po' lo strumento che vorremmo rendere per tutte le aziende pubblico, e lo strumento per agire nell'economia circolare attraverso la simbiosi industriale. Andiamo per ordine, vi racconto chi sono. Io sono Pierluigi Porta e lavoro al Laboratorio di Valorizzazione delle Risorse dei Sistemi Produttivi e Territoriali, che è il laboratorio RISE dell'Enea, che vanta ormai da anni un'esperienza sulle tematiche dell'efficienza nell'uso delle risorse, che è un tema molto legato a quello che è l'economia circolare. E lavoriamo molto con la pubblica amministrazione, con le aziende, e non solo facendo ricerca ma anche applicando metodologie e servizi. Facciamo, appunto, è un po' l'obiettivo quello della piattaforma, è fornire un servizio alle aziende. E abbiamo competenze piuttosto varie, qui c'è una breve carrella sulla destra, vedete tutte le varie settori in cui abbiamo lavorato in questi anni. Comunque, e di base siamo esperti in efficienza dell'uso efficiente delle risorse, l'ecologia e la simbiosi industriale, quindi anche l'economia circolare,
le aree industriali sostenibili, tutto quello che è il concetto della cycle thinking con l'ECE ambientale, sociale ed economico, e facciamo valutazioni di sostenibilità, e all'interno del nostro laboratorio c'è anche il laboratorio del REACH, che si occupa appunto delle sostanze pericolose che vanno registrate a livello nazionale, e ci occupiamo inoltre di certificazioni ambientali e siamo nei PAN del GPP per gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione, e aiutiamo a decidere quali sono i criteri ambientali minimi che vanno inseriti nei criteri di scelta dei nuovi prodotti del GPP. E per quanto riguarda l'economia circolare, ormai sono anni che lavoriamo in questo campo, siamo all'interno dell'ECESP, che è la piattaforma europea degli stakeholder dell'economia circolare, e tra l'altro siamo gli unici rappresentanti italiani in questa piattaforma, e siamo promotori dell'ICESP, che è la piattaforma italiana, e partecipiamo come principali partner al progetto Cicerone, che è un progetto che si propone di offrire di indicare quali sono le priorità strategiche per l'economia circolare in Europa, e siamo promotori e siamo all'interno della rete SAN, che è una rete italiana di simbiosi industriale. Poi adesso sono già un paio di volte che dico queste parole, non so se le conoscete, più tardi adesso nella presentazione vi dirò che cos'è e vi spiegherò un po' il concetto e qual è l'obiettivo della simbiosi industriale. E come diceva prima Valli di Confindustria, tra le priorità della rete SAN c'è quella di dare orientamento soprattutto legislativo in quello che è la gestione dei rifiuti, che è una delle problematiche che abbiamo riscontrato essere pressanti in questi anni. Infatti in questi gruppi di lavoro all'interno del quale ci sono ricercatori ma anche rappresentanti delle aziende, si va a vedere nella pratica quali sono le problematiche incontrate per cercare di offrire soluzioni e fare una specie di lobby in modo tale da proporre soluzioni soprattutto sul modo di trattare le problematiche incontrate. E come vi dicevo, in questi anni nel nostro laboratorio abbiamo partecipato a diversi progetti sulla concia della pelle. Oggi che siamo qui mi sembrava anche giusto parlarne, l'ultimo dei quali, che è finito l'anno scorso, è un progetto LIFE, che si chiamava ormai LIFETAN, e il cui obiettivo era quello di dimostrare l'applicabilità di prodotti naturali a basso impatto ambientale e di tecnologie innovative per intero processo conciario della perle. E praticamente questo progetto era un progetto LIFE che raccoglieva i risultati di 5 diversi progetti LIFE ai quali l'Enea aveva partecipato, e applicare i risultati nel ciclo della concia completa per vedere se si poteva raggiungere come obiettivo quello di fare una concia con minori impatti ambientali. E i progetti erano Bionad, Ecofatting, Ecodefatting, Oxatan e Podeba, e prendevano direttamente alcune fasi della concia, quindi quella del bathing, quella del degreasing, del greasing, il tanning e il dyeing, che sarebbe la tinta. E quindi in questo progetto l'obiettivo era quello di individuare prodotti in questi progetti individuare prodotti che avessero le stesse caratteristiche dei prodotti standard, ma che avessero impatti ambientali più bassi. E come dicevo, tra i vari prodotti, i due in particolare che rientrano in quello che sono i concetti di economia circolare, cioè l'ottimizzazione del ciclo di produzione, in particolare erano Podeba e Bionad.
e Podeba utilizzava la pollina, cioè la deiezione dei polli, nella fase di macerazione, quindi il prodotto veniva trattato e modificato in modo da ottenere degli enzimi che permettessero la concia della pelle. E Bionad, che è invece sulla parte della tintura della pelle, in cui veniva utilizzato il lattosio derivante dallo scarto del siero del latte. Bisogna poi chiaramente dire che tutta la concia è un esempio di economia circolare, perché la pelle stessa è quasi sempre lo scarto di quello che è la macellazione per uso alimentare. Quindi è un buon esempio, tutta la parte della concia è un esempio di economia circolare. E quindi i risultati, non sto a farvi vedere i risultati numerici, volevo solo far vedere quali sono i concetti finali passati i vantaggi ottenuti da questi progetti, che siamo riusciti a fare un processo finale utilizzando questi prodotti che non avessero variazione nell'organizzazione del lavoro, cioè la stessa ricetta per fare la concia di un prodotto veniva mantenuta con i nuovi prodotti, ottenendo dei risultati con una qualità paragonabile a quella dei prodotti standard. E tra l'altro anche adesso non si vede bene, con delle caratteristiche particolari della pelle, che veniva praticamente un po' raggrinzita ed era una particolarità abbastanza unica dei prodotti finali di questo progetto. E torniamo appunto alla definizione della simbiosi industriale. Che cos'è la simbiosi industriale? È lo scambio di risorse tra due o più industrie dissimili. E per risorse si intende non solo i materiali, quindi sottoprodotti o rifiuti, ma anche cascami energetici, servizi o expertise. E per favorire la simbiosi industriale, l'ENEA, in particolare il nostro laboratorio, ha sviluppato quella che è chiamata la piattaforma di simbiosi industriale. E nasce per un progetto che era quella che era Eco-Innovazione Sicilia di ormai 7 anni fa, e è stata applicata regionalmente in vari progetti. E quello che era l'obiettivo è quello di mettere in comune, cioè un obiettivo orientato alle imprese e per fare incontrare la domanda e l'offerta, cioè le aziende si possono registrare e mettere in condivisione quelle che sono le proprie risorse e possono richiedere alle altre aziende che stanno all'interno di questa piattaforma materiali o altri. Appunto, risorse da altre aziende. E come funziona? C'è un gestore, che siamo noi dell'ENEA, che si occupa di vedere del funzionamento della piattaforma. C'è un sistema informativo che permette di raccogliere le aziende e i vari e contenuti, i vari, le varie risorse delle aziende. E la rete di interlocutori, e cioè tutti quei i componenti, tutte le varie aziende che fanno parte della rete, e un portale web che serve come da interfaccia per le aziende e per il gestore. E questa è quella che adesso trovate se andate su www.industrialsymbiosis.it, che è la prima pa piattaforma, che è la piattaforma di simbiosi industriale, e è uno strumento, come dicevo, dinamico e cooperativo, e serve a trovare le sinergie tra le imprese ed altri interlocutori presenti al territorio. E come funziona? Si può andare semplicemente a visitare il sito. Se entrate adesso trovate quelle che sono le aziende che si sono registrate, che hanno partecipato a vari progetti precedenti, credo che siano quasi 200 attualmente. E se invece si vogliono utilizzare le risorse della piattaforma, bisogna registrarsi, e quindi una volta registrato si può gestire le proprie risorse e fare una ricerca delle simbiosi possibili con le varie aziende presenti nella rete, e nel caso in cui vengano identificate
delle simbiosi, si può chiedere al gestore di mettere in contatto le varie aziende in modo da ottenere, da poter scambiare le risorse tra le aziende. E questa è la parte della ricerca, che è la parte libera. E le aziende registrate sono geolocalizzate sul territorio, si può fare una ricerca a seconda di codice Ateco oppure la denominazione dell'azienda, oppure anche disegnando un'area geografica. Quello che viene risultato è una lista di aziende nell'interno dell'area richiesta. E invece c'è tutta una parte di registrazione, quindi l'azienda che decide di partecipare a questa rete, cioè iscrivendosi alla piattaforma, ha un modo di iscrizione in cui viene richiesta chiaramente l'ubicazione, che è una cosa importante, perché molto importante nella simbiosi è la vicinanza, il fatto che le risorse siano disponibili a una distanza ragionevole, altrimenti se diventa troppo ampia i costi per l'approvvigionamento diventano più alti del valore del prodotto stesso. Quindi la geolocalizzazione, il tipo di prodotto che la ragione sociale dell'azienda, e una volta registrato si possono cominciare a inserire le risorse. E quindi un'azienda, ad esempio parliamo di una conceria, avrà come scarto magari dei cascami termici oppure gli scarti della pelle, che abbiamo visto anche nell'altra sala vengono utilizzati gli scarti della concia per fare diversi prodotti, tutto quello che sono gli input e gli output che possono essere utili per l'azienda. E quindi l'azienda entra a far parte della rete e a quel punto può andare a cercare quello che gli serve per fare il percorso di simbiosi e quindi attuare l'economia circolare. Come si fa? C'è uno strumento di ricerca in cui c'è una lista di risorse che possono essere in input o in output, quindi io azienda posso decidere di cercare di utilizzare i miei prodotti e vedere se qualcuno all'interno di un'area nel mio intorno ha richiesto questi prodotti, o viceversa se ne ho bisogno e quindi se qualcuno offre questo prodotto, questa risorsa. E quello che viene fuori è una lista con tutto quello che è presente in input e in output. A questo punto interviene il gestore, cioè l'Enea, che mette in contatto le due aziende che possono così creare una simbiosi. E questo è lo strumento grafico, non è ancora questo il definitivo, comunque l'idea dello strumento grafico del network, cioè l'idea è, soprattutto nella parte gestore, è avere un'immagine di tutte quelle che sono le possibili interazioni all'interno di un territorio, di un comparto, in modo tale da poter favorire il processo della simbiosi industriale. E quindi, l'ultima, sono stato bravissimo. E quindi qual è l'obiettivo e qual è la volontà e che cosa serve? L'obiettivo è quello di coinvergere un numero più ampio possibile di aziende, perché l'obiettivo è quello di rendere la simbiosi industriale una politica quotidiana. Non deve essere una tantum, un progetto o un evento particolare, ma dobbiamo già considerare i nostri scarti, i nostri i coprodotti o quello che è, non più come un problema da gestire, ma una risorsa da valorizzare. E chiaramente la piattaforma non è esaustiva, non risolve il problema, è uno strumento, quindi può essere utilizzato come strumento e per trovare appunto tutte quelle che sono le interazioni, ma è e rimane uno strumento, e poi tutti i collegamenti devono essere fatti da azienda a azienda. E il vantaggio è la presenza appunto di un team di esperti all'Enea e alla base della piattaforma, perché mentre le cose, diciamo, semplici, che può essere: io ho uno scarto in plastica e ho bisogno di plastica,
è un passaggio abbastanza semplice e netto. Ci sono passaggi che non sono così diretti e c'è bisogno di esperienza, conoscenza per trovarli e identificarli. Un esempio che si fa spesso in questa cosa è la netrauceutica, che è praticamente l'utilizzo di scarti alimentari per ottenere prodotti a alto valore aggiunto. Ad esempio, un progetto che abbiamo in cui abbiamo lavorato è stato quello di utilizzare lo scarto delle bucce di pomodoro per produrre un prodotto che viene utilizzato, un additivo dell'olio alimentare che ha un alto valore aggiunto. Vi ringrazio, spero di essere stato chiaro. Se avete domande. Grazie. Grazie. Io farei intanto accomodare Paolo Gurisati e Fabiana Orlandi. Finché si accomodano, due cose veloci. Certo. Allora, nel suo intervento ha di nuovo sottolineato, anche se implicitamente, quanto la tecnologia sta cambiando le cose e quanto piattaforme che qualche anno fa era quasi impossibile immaginare, soprattutto perché magari esistevano ma erano troppo difficili da utilizzare. Quindi la tecnologia aiuta a ad avvicinare per esempio le aziende del territorio e a creare questa simbiosi industriale che mi è piaciuta tanto, proprio bella la cosa. E poi un'altra cosa importante è sottolineare da problema risorsa, quindi che anche a noi adesso oramai sembra quasi un po' entrato nel nostro orecchio, però veramente è un bel passaggio culturale quello di considerare il rifiuto una risorsa e non un problema. E la cosa che convince più di tutti è anche il vantaggio economico, certo, che quindi è una leva che agli imprenditori suona molto bene, no? Molto bene. Passiamo allora al prossimo intervento. Se poi al termine di questo panel, se c'è qualche domanda, lasciamo lo spazio. Ma per quanto mi riguarda, poi Fabiana darà qualche indicazione di più sul ruolo di Unice. Io sono, come prima ero stato presentato, un economista di industria che si pone il problema di capire se in che modo l'economia circolare possa diventare un'attività riconosciuta, produttiva, riconosciuta dalla società, un'attività che ha le sue specificità e le sue tecnologie. Adesso vediamo assieme alcuni aspetti di questa vicenda specifica nel settore conciario. Il settore conciario, come le slide già iniziano ad introdurre, è ovviamente un settore che da sempre recupera uno scarto dell'industria alimentare e lo trasforma in prodotti di vario tipo ad elevato valore aggiunto. Qual è il contributo che ci aspettiamo dall'industria conciaria, dalla filiera della pelle, nello sviluppo dell'economia circolare a partire dalla sua lunga esperienza, dalla sua lunga storia? A tutti noto, siamo qui in una fiera che è l'esposizione di questi prodotti pregiati, prodotti particolari. L'industria della conciaria fa già una raccolta differenziata dello scarto dell'industria alimentare, prendendo il fiore, la crosta, una parte del prodotto pelle grezza e trasformandolo fino anche a prodotti di lusso, a materiali di altissimo pregio o riconosciuti dalla società come materiali di altissimo pregio. Quindi, partendo da uno scarto dell'industria, attraverso sofisticati processi chimici. Io vengo da un'esperienza di lavoro in diversi settori, credo che difficilmente di aver trovato un settore così complicato dal punto di vista proprio concettuale come quello della filiera conciaria, che sfrutta soprattutto competenze di tipo chimico, ma non solo, chimico-fisiche, che appunto seguono l'evoluzione delle molecole naturali che sono contenute in questo materiale complesso e lo sviluppano al massimo grado. In primo luogo, ovviamente, questa industria da sempre si occupa di raccogliere e di trattare
un sottoprodotto di origine naturale, cercando di salvaguardarne le caratteristiche, che sono un elemento che viene apprezzato appunto dal mercato, dalla nostra società, quindi lavora un materiale dalle prestazioni difficilmente imitabili da altri materiali di origine fossile, per esempio, la pelle viene usata anche come sostituto, diciamo così, della plastica, per esempio nell'interno delle automobili, non solo per i sedili ma anche per i cruscotti, come sapete, proprio perché riesce a interpretare, a dare un tono particolare all'assetto dell'automobile, molto apprezzato appunto soprattutto nelle automobili di lusso e che non è possibile ottenere attraverso altri materiali, studiando processi ovviamente e soluzioni di impiego dei materiali naturali che siano il più possibile compatibili anche a fine vita con il sistema di riciclo, di reimpiego, tenendo conto di quello che è l'impatto dei prodotti chimici. Questo è il lavoro che da sempre l'industria conciaria fa. L'altra fondamentale, qui mi collego all'introduzione fatta da Enea sul tema della simbiosi, l'industria conciaria, industria intesa non solo come le aziende che fanno l'attività lavorazione conciaria in senso stretto, ma le aziende chimiche a monte, le aziende che fanno macchine, le aziende, poi ne vedremo alcune, che utilizzano gli scarti del processo conciario, è un'industria nel suo insieme che si impegna a recuperare il più possibile gli scarti di lavorazione da sempre, non solo per limitare l'inquinamento, ma proprio per trasformare quello che è un costo in un'entrata, in un beneficio. Quindi in stretta relazione con altre aziende di settori collegati ha trovato il modo per trasformare, in alcuni casi scomporre, gli scarti in elementi più semplici per ottenere additivi utili in diversi processi industriali come gli idrolizzati proteici per l'agricoltura, le rasature, materiali per laterizi che poi vedremo illustrare. Ecco, io seconda slide e mi fermo qui. Qual è il problema che come economista industriale io sto cercando di interpretare per capire il futuro dell'industria conciaria? È capire come questo ruolo, questa funzione sia riconosciuta come un valore dalla società nel suo insieme, questa capacità di tenere in vita un materiale naturale, di renderlo riutilizzabile senza, come dire, inquinare troppo l'ambiente. Questo è il tema dentro il quale io sto lavorando per capire quanto l'industria conciaria, che oggi è penalizzata da una reputazione negativa, perché proprio è un'industria che utilizza molti prodotti chimici e nell'immaginario collettivo il prodotto chimico industriale inequivocabilmente considerato un fattore negativo. Il problema è capire come si possa rovesciare questa situazione e far interpretare al mercato il ruolo di questa industria fondamentale nell'industria circolare in termini positivi. Il paradigma dell'economia circolare sta, come dire, riportando agli occhi dei consumatori elementi, parametri, prestazioni della pelle e dei suoi materiali di scarto in termini totalmente nuovi. L'immagine sta cambiando. Da processo chimico inquinante, l'industria conciaria viene vista sempre più come una miniera di nuovi materiali che dovranno essere ovviamente certificati, dovranno essere analizzati con attenzione. Qui c'è un dibattito non solo con le autorità che controllano il funzionamento dei mercati, ma anche con gli uffici acquisti dei clienti dell'industria conciaria. C'è un dibattito molto ampio che però dovrà portare, come dire, a rendere certificabili, rendere comprensibili dai consumatori, dal mercato, appunto, i prodotti che risultano da processi che inequivocabilmente siano inseriti nella prospettiva del recupero verso la natura dei prodotti trasformati in questa. Da questo punto di vista, in questa industria, da questo punto di vista, elementi di tracciabilità, di trasparenza dei processi conciari inseriti nella prospettiva dell'economia circolare sono una precondizione perché nasca un nuovo sistema di mercato inteso come un nuovo modo di incontrarsi tra domanda ed offerta che non dia fonte ad equivoci, a problemi e che venga riconosciuto come un valore da parte della società nel suo insieme. Quindi gli investimenti su neomateriali nell'economia circolare collegata ai materiali organici di origine dell'industria conciaria non possono realizzarsi in questo momento senza che non ci sia un contesto culturale prima di tutto, ma anche legislativo, favorevole agli investimenti, anche agli investimenti e all'innovazione, perché se mancano elementi di orientamento da parte non solo
dei tecnici, degli operatori che operano nel settore, della domanda e dell'offerta, ma da parte dell'intera società non ci sia un'accettazione del lavoro che viene svolto all'interno di questo sistema e non si riconosca che quello che esce non è un rifiuto, ma è un prodotto che possa essere riutilizzato, che possa essere a fine vita riciclato. Prima o poi arriveremo ad avere una raccolta differenziata anche delle scarpe e dei vestiti, questo è l'auspicio, il compito che la società consegna a questa filiera. Allora, finché non ci saranno questi elementi di rassicurazione, si fa fatica anche che parta un meccanismo di investimento. Allora, come economista, io sono qui adesso, poi continuerà con maggiori precisioni sui temi della conceria Fabiana Orlandi, seguo questa attività perché vedo un'opportunità straordinaria per il nostro sistema. La società chiede, è cominciato con i prodotti tessili, ma oggi con i prodotti della conceria, chiede appunto un sistema di gestione del processo naturale e chimico in maniera tale che sia possibile garantire il riutilizzo e quindi non lo spreco dei materiali organici che andiamo a trattare. La questione è molto complicata, più sul fronte culturale appunto e delle narrazioni che passano nella società che non dal punto di vista tecnico. Poi i racconti delle aziende che sono qui presenti ci aiuteranno. Allora, buongiorno a tutti. Io proseguo, come detto anche da Paolo Gurisatti, entrando un pochino più nel merito degli aspetti, se vogliamo, anche tecnici di circolarità del processo conciario. Io faccio parte del servizio ambiente di Unic, che già da tempo sta monitorando e sta cercando anche di comunicare la virtuosità del settore proprio in termini di circolarità dei suoi processi. Circolarità che da un lato, come dire, insita, se vogliamo, nel DNA del processo conciario, sotto altri aspetti invece è in continua e anche forte evoluzione. Ci sono degli elementi di circolarità che si sono sviluppati negli ultimi tempi e ce ne sono altri su cui si sta lavorando e che si stanno sviluppando, proprio perché come dire, l'ottica del miglioramento continuo è comunque un'ottica che il settore persegue quotidianamente. Noi ci siamo concentrati un po' nel nostro ragionamento su quella che possiamo definire come una sfida, noi la vediamo così, la sfida dell'economia circolare. Qual è questa sfida? Mantenere in circolo i materiali il più a lungo possibile, con il minor dispendio di materie ed energia non rinnovabile. Sostanzialmente la sfida è quella di dire, una volta che io prelevo materiale, materia dall'ambiente naturale, questa materia prima di, come dire, essere gettata, prima si diceva come ultima, come dire, come ultima ratio da evitare assolutamente il conferimento in discarica, prima di arrivare lì il nostro materiale deve riuscire a dare tutto quello che può in termini di utilizzo, di sfruttamento del materiale e anche dal punto di vista del contenuto energetico. Da qui anche l'importanza, una volta che quindi si procede alla riduzione dei rifiuti, si procede alla valorizzazione come sottoprodotto materia prima seconda, ma quando si arriva a un punto in cui non si ha più un possibile utilizzo, ma c'è ancora un contenuto energetico, si è data la possibilità anche a livello tecnologico di poter recuperare questa energia, perché è un qualcosa che dalla natura è stato preso e che non va sprecato. Ci siamo concentrati sulle cosiddette 3R. Quindi riduzione dei consumi, riuso e riciclo. E siamo andati a vedere su questi aspetti come si posiziona la conceria e la filiera conciaria. E ci siamo un attimo appunto confrontati con queste 3R. Allora, quali sono gli elementi di circolarità della conceria italiana? Riduzione. Quindi, innanzitutto, le risorse non vanno nel limite del possibile consumate, cioè si deve immettere nel ciclo produttivo solo quello che è strettamente necessario. Quindi adottare dei processi anche sulla base delle applicazioni di buone pratiche aziendali che possano ottimizzare l'utilizzo di queste risorse anche attraverso, l'abbiamo sentito anche prima, il design thinking o comunque la progettazione ragionata e come dire, attentamente valutata anche attraverso l'LCA di quelli che sono le risorse strettamente necessarie e utilizzare laddove possibile
anche alternativamente alle cosiddette materie prime vergini, dei byproduct, dei prodotti di riciclo e recupero, quindi dei prodotti che sono già entrati nel ciclo produttivo e utilizzando, per quanto riguarda il fronte energetico, energia rinnovabile. Sul riuso, la pelle da questo punto di vista ha un grosso vantaggio, che talvolta è un po' bistrattato. La pelle è un materiale naturale, rinnovabile, ed è un materiale durevole. Il fatto che sia un materiale durevole, il mantenimento in ciclo, è un concetto che può essere molto sfruttato prima che diventi un rifiuto. Ed è durevole perché riesce a mantenere, anche dopo tanti utilizzi, le sue caratteristiche che ne consentono dei reimpieghi. Talvolta qualcuno dice la pelle diventa ancora più bella dopo qualche anno che ce l'ho, perché acquisisce anche come dire, delle caratteristiche particolari anche durante l'utilizzo. Poi ne vedremo anche degli esempi nei panel che seguono. E poi la pelle è un esempio di riciclo e di recupero. Già è stato detto prima che la pelle parte da uno scarto di origine alimentare e quindi, come dire, recupera uno scarto processandolo e facendolo diventare una materia prima di pregio. Ma non solo per quanto riguarda la materia prima, come dire, principale, la pelle utilizza dei materiali di recupero, dei byproduct, ma anche per quanto riguarda alcuna parte della chimica, ad esempio, è un prodotto di recupero. A noi piace sempre pensare alla conceria, soprattutto vedendola e contestualizzandola anche nelle sue fattispecie produttive, che sono prevalentemente distretti conciari, proprio come anche un esempio tipico di simbiosi. Noi nei distretti abbiamo proprio, come dire, concretizzata, materializzata la simbiosi industriale, anche geografica, perché attorno alla conceria, creando servizi, gestendo quelli che possono essere anche rifiuti, ma non solo, si è proprio creata una vera e propria simbiosi industriale, un tessuto industriale che interdipende al suo interno. Le concerie non potrebbero esistere e produrre in maniera economicamente sostenibile se non ci fossero le aziende a valle che trattano gli scarti, che depurano le acque, eccetera, e queste aziende, come dire, traggono la loro materia prima e il loro fabbisogno anche appunto dalle concerie. Andiamo a vedere magari in questi aspetti un pochino più nel dettaglio. Ecco, faccio una premessa. Il mio intervento vuole essere un po' anche un intervento ponte tra quello che abbiamo sentito prima e gli interventi specifici delle singole aziende che vedremo dopo. Per cui non mi soffermo molto sugli aspetti singoli. Al più poi, se ci sarà tempo, ci sarà modo di approfondire alcuni aspetti durante le domande. Quindi abbiamo detto recupero di scarti. La materia prima è uno scarto dell'industria alimentare. Alcuni chemicals, dicevamo, sono dei byproduct di altre filiere. È il caso degli ingrassi che derivano da oli naturali, è il caso degli sgrassanti che derivano da un sottoprodotto della produzione dell'auril solfato, che è il componente principale dei detersivi. Poi ci sono anche degli sgrassanti lievi naturali. È il caso del cromo, talvolta bistrattato, ma in realtà l'estrazione di cromo è fatta prevalentemente per motivi siderurgici. Il cromo per il processo conciario e anche poi per la parte di galvanotecnica in realtà deriva da degli scarti del cromo lavorato ai fini dell'industria siderurgica. È il caso di molti tannini che sono che possono derivare dalla frazione di risulta dell'estrazione del tannino anche qui a fini alimentari. È il caso degli enzimi, ci sono molti polimeri, alcuni di origine naturale, ma diversi polimeri che possono anche derivare da frazioni di scarto di altri processi industriali. Le caseine, per esempio, derivano, sono un sottoprodotto della lavorazione dei prodotti di latte lattiero-caseari che non possono essere destinati al consumo umano. E un altro esempio, talvolta, quando parliamo di risorse, ma secondo me invece è un aspetto molto importante, ci dimentichiamo sempre l'acqua. In realtà, estendendo il ragionamento a livello mondiale, l'acqua forse più di qualunque altra cosa è la risorsa più preziosa che abbiamo
e che va in un qualche modo preservata. Ci sono concerie che stanno lavorando per recuperare l'acqua all'interno dei propri processi produttivi e ci sono anche dei progetti invece per poter utilizzare in conceria, anziché acqua di falda, quindi acqua che potrebbe essere destinata ad altri usi, ad esempio acqua di risulta da altri processi che possono essere sia industriali oppure dalle acque reflue civili. Anche su questo punto poi ci saranno degli interventi che saranno molto dettagliati e molto esaustivi. Sono una panoramica. La conceria produce scarti che diventano materie prime di altre filiere. E diventano materie prime di altre filiere, in moltissimi casi con un processo di upcycling, cioè, come si diceva prima, aumentando il valore della materia prima. In queste aziende entra uno scarto ed esce un qualcosa che ha un valore economico ed aggiunto superiore. È il caso di tutti i sottoprodotti di origine animale, cioè di tutti quegli scarti come il carniccio, i rifili, eccetera, che sono prodotti nella fase che precede la concia, quindi nelle primissime fasi di lavorazione, dove l'apporto di sostanze chimiche è limitato e dove queste sostanze possono essere utilizzate, come si diceva prima, smontate in elementi più semplici, possono essere prodotti peptidi, amminoacidi, proteine, che poi vanno, ovviamente rispettando tutti gli strettissimi protocolli per l'impiego alimentare, in questo tipo di industria. Abbiamo anche questi peptidi, queste proteine possono anche essere utilizzate come fertilizzante, sono degli ottimi fertilizzanti, perché hanno un vantaggio notevole rispetto ad esempio ai fertilizzanti chimici. Contengono materiale organico, contribuiscono alla struttura del terreno, non sono soggetti a dilavamento, sono dei biostimolanti perché sono già delle molecole precostituite di più facile assorbimento da parte delle piante che non i semplici sali minerali. E ci sono anche delle interessantissime applicazioni, prima si è parlato di nutriceutica. Abbiamo anche questo, nel senso che alcuni scarti di produzione sono trasformati sempre attraverso questa scomposizione molecolare in aminoacidi, proteine, eccetera, possono diventare poi materie prime sotto forma di gelatino, di collagene, veramente per un'infinità di settori. Nelle immagini vedete alcune applicazioni, quindi dalle pectine utilizzate per i cibi in gelatina, alle caramelle, al collagene che viene usato non solo nelle creme, come dire, per arrestare i segni del tempo, soprattutto a livello estetico, ma addirittura il collagene viene utilizzato anche per la ricostituzione a livello delle ossa, per esempio. Sono degli integratori che servono in molte malattie di depauperamento osseo, come ad esempio l'osteoporosi. Abbiamo già parlato dei biostimolanti e ad esempio questi prodotti derivati dalla pelle possono anche essere utilizzati sempre nell'industria alimentare anche come chiarificatori di bevande. Ci sono delle sostanze quando si preparano sia il vino che la birra che devono essere tolte. La capacità di queste sostanze che sono gelatinose è di far sostanzialmente decantare e filtrare le bevande. E poi un altro aspetto importante è che la conceria produce anche scarti che possono essere riciclati e anche all'interno dello stesso processo. Il classico caso, i liquidi di concia, abbiamo già parlato dell'acqua. Del materiale durevole, già Rossella vi ha invitato, anzi Luca vi aveva invitato poi a vedere anche tutti i materiali che possono essere anche realizzati con gli scarti, ma è importante anche, e poco sfruttato a nostro avviso oggi, il riutilizzo della pelle tal quale, quindi dal second hand alla rilavorazione per altri usi. Ha girato ad esempio in LinkedIn giusto questa settimana un video interessantissimo di uno smontaggio di un divano con la produzione di portafogli e il risultato era veramente notevole. Anche con la possibilità, poi invito tutti a prendere magari all'uscita l'ultimo numero della conceria, perché ci sono degli esempi veramente ottimi di questo aspetto sull'applicazione e sull'utilizzo anche di recupero in termini di valore della pelle, anche con la possibilità poi di condividerne socialmente il valore. Abbiamo fatto un esercizio, siamo partiti con il concetto di sfida e vogliamo chiuderlo in questo modo. Questo è sostanzialmente lo schema proposto dall'Ellen MacArthur Foundation per l'economia circolare. Quindi
L'idea è quella di vedere la materia come due tipologie differenti, la materia naturale e la materia cosiddetta tecnica, quindi che è già entrata nel processo industriale ed è stata trasformata. La sfida dell'economia circolare, che come dire, nella sua parola ha già insito il binomio economia-business, cioè deve essere un'attività che porta profitto con la parte circolare, quindi con la riduzione degli impatti. Mi sono persa il filo, vabbè, lo riprendo. Noi abbiamo fatto sostanzialmente questo esercizio, cioè abbiamo detto: confrontiamoci con lo schema dell'Ellen MacArthur Foundation dell'economia circolare, vediamo dove siamo. E non siamo messi male, adesso non sono proprio tutti così belli tondi come quello dell'Ellen MacArthur Foundation, ma non siamo messi male, perché intanto il ciclo che porta dal processo produttivo di lavorazione, che è la concia, attraverso, come si diceva prima, l'estrazione di materie prime organiche, alla rigenerazione della biosfera, quindi pensiamo ai biostimolanti e ai fertilizzanti che poi tornano all'agricoltura, all'allevamento e rientrano nel ciclo di produzione col macello, già c'è. Abbiamo parlato di, dopo questa estrazione di materia, il materiale che va a finire all'industria alimentare. Industria alimentare che poi può dare anche dei prodotti chimici all'industria che poi possono rientrare in circolo. Abbiamo parlato di materiale durevole, pelle come materiale durevole, che può essere riutilizzata, rilavorata, ad esempio attraverso le rasature, i rigenerati in fibre di cuoio, riciclate, eccetera, con anche dei ricicli di materiale. Questa è un po' la sfida che noi ci siamo dati. Ci sono tante esperienze, tante best practice, anche il progetto di Confindustria parte dal presupposto che ci sono, c'è l'impegno dell'industria, ci sono tanti casi aziendali che vale la pena condividere e che devono essere condivisi, comunicati fra tutto il settore industriale, perché alla fine sostanzialmente siamo tutti su una stessa barca. Ecco, io concludo come dire, con un, definiamolo anche appello, però rende bene secondo me l'idea. Allora, l'economia circolare non si fa da soli. Quindi quanto più si collabora e tanto più si fa sinergia, simbiosi, relazione, ci si confronta con le esperienze, e tanto più l'economia circolare ha successo. Diciamo che questa frase un po' esemplifica anche il messaggio che noi vogliamo dare, chiedendo anche magari di segnalarci delle buone pratiche aziendali di cui magari non siamo a conoscenza. Andremo tra poco in lavorazione con il report ambientale e tutte queste esperienze possono entrare in gioco. Vorremmo sfidare, andando ancora sempre nell'ottica della sfida, vorremmo confrontarci anche con gli SDGs nell'ambito in termini di settore, e appunto tutte le segnalazioni e tutte le best pratiche che possono essere segnalate possono essere anche utili per questo. Grazie. Grazie. Io direi le domande le facciamo dopo, perché siamo già. Sì, se c'è una domanda veloce per il relatore Enea, che poi ci lascia, ma deve essere proprio una domanda flash. Simbiosi industriali, hanno capito tutto. Bravissime. Bene, allora ringrazio Marco Valli, Pierluigi Porta, Paolo Gurisatti e Fabiano Orlandi, e a questo punto invito con l'appello anche alla condivisione e alla cultura, no? Che è stato fatto, bisogna che cambi un po' la cultura, la comunicazione, la trasparenza deve essere, c'è già, però deve essere ulteriormente sottolineata. Con questo auspicio passiamo al panel che vede protagonisti Massimo Neresini, Nicola Andreanini, Francesco Spennati e Gustavo De Feo. Spero di aver detto tutti i cognomi giusti, in quel caso se ho sbagliato qualcosa mi correggerete, come diceva una persona ben più famosa di me. Allora, so che alcuni di voi parlano a braccio e altri hanno le slide. Massimo Neresini ha delle slide, giusto? No? Parla a braccio. No, parlo a braccio, ma prima vi faccio vedere un video. Ah, bene. In anteprima,
perché l'abbiamo appena messo a punto e dopo vi spiegherò il perché. Vediamo se parte. Ridare nuova vita e valore agli scarti dell'industria conciaria, creando un business di successo. È questa la missione di SIGINT, un gruppo nato nel 1960 dall'iniziativa di alcuni storici conciatori del distretto vicentino della Valle del Chianto, che hanno creato una realtà innovativa, solida e sostenibile. SIGINT è un'eccellenza italiana della green economy, apprezzata in tutto il mondo. Negli stabilimenti di Arzignano e Chianto l'azienda trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in idrolizzati proteici che vengono impiegati come biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso. SIGINT produce inoltre grasso che viene utilizzato per la produzione di biofuel. Un esempio di economia circolare è un servizio di importanza strategica per il settore conciario vicentino. SIGINT ritira i residui di lavorazione delle concerie e li trasforma in prodotti ad alto valore aggiunto, totalmente biodegradabili, senza rischi per la salute pubblica e l'ambiente, limitando quasi a zero la produzione di rifiuti, un risultato frutto degli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e del contributo dei suoi 3 laboratori all'avanguardia. L'azienda veneta è stata precursore nell'utilizzo di amminoacidi e peptidi nel mercato mondiale dei biostimolanti per l'agricoltura ed è oggi leader di mercato in un settore con una domanda in forte crescita, avendo come clienti le maggiori società dell'agrochimica e dei materiali per l'edilizia. SIGINT è un caso di successo e un'azienda resiliente all'andamento del ciclo economico. Nel 2018 ha realizzato un fatturato di oltre 55 milioni di euro, di cui il 70% grazie all'export in 90 paesi. E la forte presenza internazionale la protegge dalle recessioni locali. Un business estremamente profittevole. L'EBITDA è pari a 22,3 milioni di euro. E le prospettive sono di un'ulteriore crescita, perché l'azienda non ha mai smesso di investire in innovazione, rinnovando e automatizzando i propri impianti produttivi. Solidità, innovazione e rispetto dell'ambiente. SIGINT è tutto questo. E ora la nuova sfida passa da Piazza Affari. Bene, la nuova sfida passa da Piazza Affari. Scusate, adesso io penso che devo fare qualcosa per chiudere. Qua. Cioè, sì, okay. È bello però rivederlo la seconda volta, non ce la facciamo. Sono d'accordo. Chiude questo filmetto con il discorso passiamo per Piazza Affari perché siamo forse una delle prime aziende della circular economy che si quota in borsa, siamo la seconda azienda vicentina che si quota in borsa e quindi per noi è un grande privilegio essere diciamo tra le aziende italiane di successo e che diventano public company e quindi diciamo aprono un po' la finestra, no, a tutti quelli che possono vedere diciamo cosa stiamo facendo. SIGINT nasce nel 1960 e quindi diciamo mi compiaccio a dire che nasce 10 anni prima di quello del 1970, che è la data in cui normalmente si definisce l'idea di circular economy, no? Quindi siamo stati sicuramente SIGINT un'industria che è stata diciamo è all'avanguardia su questo tema. In quel periodo sicuramente si poteva molto più facilmente prendere un rifiuto o un residuo dell'industria conciaria e interrarlo o bruciarlo o comunque eliminarlo. Noi abbiamo pensato invece giustamente di prendere quella catenina che è il collagene, i cui anellini sono degli amminoacidi e quindi diciamo in qualche modo farne un prodotto con un certo valore aggiunto. E quindi cosa facciamo? Abbiamo 2 stabilimenti, li avete visti, importanti ed altri siti poi
diciamo, nel mondo. In questi due stabilimenti facciamo dei processi di idrolisi che sono nostri, che sono oggetto di un nostro know-how. Alcuni sono oggetto di brevetto, altri no, ma non importa, perché voglio dire, anche su questo tema il brevetto è un'apertura al mondo, mentre diciamo quando riesci a tenere in qualche modo strette le tue conoscenze, forse da un certo punto di vista è un po' meglio. In questi due stabilimenti lavoriamo in uno, lavoriamo tutti quelli che sono gli scarti che provengono da preconcia, quindi diciamo carniccio, pezzamino, cioè tutti quegli scarti che provengono diciamo dalla fase umida, cosiddetta, dalla prima fase diciamo dell'industria conciaria. Stiamo partendo con un impianto per la lavorazione del pelo e quindi diciamo, per darvi un'idea, l'anno scorso abbiamo lavorato in questo stabilimento circa 110.000 tonnellate, quindi voglio dire è un numero abbastanza impressionante, perché non è facilmente visibile da una persona, no? 110.000 tonnellate è una quantità non indifferente. D'altro canto però SICIT, nel momento in cui entrate nello stabilimento, vi si formano immediatamente due domande interessanti. La prima è: ma non sentiamo odore, no? Eppure entrano nello stabilimento 500 tonnellate al giorno. Non sentiamo odore perché siamo stati bravi ad inserire nel nostro ciclo produttivo degli impianti che possano essere compatibili con quello che è, diciamo, l'ambiente circostante. Mentre qua 40, 50 anni fa, 35 anni fa, quando eravamo ancora a Chiampo, diciamo nell'altro stabilimento, ovviamente SICIT era un po' il demonio, no? Era un qualcosa che diciamo sicuramente dava adito a problemi, no, enormi. Questo ci ha spinto sempre di più ad investire come società nel green e quindi diciamo essere una società che si presenta alle amministrazioni, alla gente, al pubblico, diciamo, in maniera completamente diversa da quella che è: lavoriamo 500 tonnellate di rifiuto della concia. No, no, qualcuno dice, mamma mia. No? Nell'altro stabilimento lavoriamo le rasature e rifili, sempre in wet blue, che sono, diciamo, invece un residuo che è un rifiuto che è post concia. Questi due stabilimenti sono abbastanza diversi, no? Anche se le tecnologie si assomigliano alla fine, perché produciamo degli idrolizzati proteici, ma sono diversi perché nel primo stabilimento lavoriamo effettivamente un sottoprodotto di origine animale e quindi è sottoposto sostanzialmente ad un sistema, diciamo, di controllo sanitario. Nel secondo stabilimento invece, che è quello di Chiampo, lavoriamo delle rasature, dei rifili che sono invece post concia e quindi sono diventati effettivamente un rifiuto e quindi sono sottoposti ad un controllo di tipo ambientale. Non che il primo stabilimento non sia sottoposto anch'esso ad un controllo ambientale, ovviamente, però diciamo il controllo sulla tipologia di lavorazione è quello più sanitario. Che cosa sono questi idrolizzati proteici? Vado abbastanza veloce perché anch'io purtroppo devo correre, no, anche se ho un piede azzoppato, però devo correre, diciamo, a prendere il treno. I biostimolanti, io vi farei questo esempio. L'uomo, gli animali, ma l'uomo soprattutto prende, mangia cibo e questi sono i fertilizzanti. Si ammala, prende delle medicine e questi sono dei fitofarmaci, eh? Ma quando vuole, diciamo, stare bene, no? Prende degli integratori. Quindi gli integratori servono per migliorare la propria energia, la propria salute nel momento in cui ci sono degli stress, no? Che possono essere ambientali, che possono essere anche interni nostri. Prendiamo degli integratori. I biostimolanti sono questo, sono degli integratori per il mondo vegetale. Quindi l'integratore per il mondo vegetale biostimolante, se voi andate a vederne in maniera abbastanza ridotta, se vogliamo, però una definizione,
tipica sono proprio quelle sostanze che vanno a combattere gli stress abiotici. Che cosa sono? Sono gli stress che sono all'esterno, no? Quindi un cambiamento climatico, qua ai quali diciamo ormai siamo tutti quanti, li vediamo tutti i giorni in televisione, siamo sottoposti a problemi. Tra poco qua sono 7, 8, 10 gradi, ma tra un po' saranno 22, quindi voglio dire, no, ma tra pochi giorni voglio dire saranno 22, e quindi qualcuno di noi si ammala, no, e quindi avrà bisogno di prendere qualcosina, no, per tirarsi su. Ecco, lo stesso è piante. Le piante fanno la stessa identica fine, no? Nel momento in cui c'è una siccità importante o c'è un momento di raffreddamento importante dell'ambiente, hanno bisogno di essere stimolate. Quindi ecco l'azione del biostimolante. Il biostimolante è interessante perché diciamo, fa parte del ciclo naturale, no? Una volta, se ci pensiamo bene, gli animali morivano, no, la terra faceva il suo processo di idrolisi, no, e così le piante diciamo rinvigorivano, no? E a quel punto lì l'animale mangiava e poi alla fine moriva, e cioè questa era una circular economy perfetta, no? però così è. Pochi giorni fa, la settimana scorsa, ho incontrato, diciamo, io sono di Valdagno, quindi Valdagno è la patria, diciamo, del tessile sostanzialmente, no? Dove c'erano i Conti Marzotto, eccetera, no? Il Conte Marzotto aveva un suo grande giardino, no? Il Parco della Favorita, dove crescevano, diciamo, animali e anche piante, no? La frutta, eccetera, eccetera. Una persona anziana che lavorava lì mi ha detto: sai cosa mangiava? Preferiva mangiare il Conte Marzotto Gaetano? Delle pere che crescevano in un filare di peri, no? Dove lui, quando morivano gli animali, seppelliva le pelli degli animali. Ecco, questo è per dirvi, diciamo, il mondo del biostimolante è un mondo naturale, no? Ecco, noi non ci fermiamo solo, e chiudo, al biostimolante, facciamo anche una quantità interessantissima di prodotti industriali, siamo leader nel mondo, direi, per la produzione dei ritardanti per la presa dei gessi, è un additivo, è uno dei tanti additivi che vengono utilizzati nella produzione del gesso, soprattutto del plasterboard, quindi diciamo del cartongesso, no? E quindi hanno bisogno questi prodotti gesso ha bisogno di essere lavorato nel tempo, no? di prendere in un certo tempo, non di indurirsi rapidamente. Quindi ecco, questi derivati di peptidi, diciamo, che facciamo noi, servono a questo. Ecco, io direi che ho finito. Grazie, un applauso, perché un'azienda veramente interessante, e con il problema anche dei cambiamenti climatici, credo che il tema degli integratori e dei biostimolanti sarà sempre più di attualità. Senza dubbio. Bene per voi. Lo spero anch'io. Bene per voi, magari un po' più preoccupati noi, ma comunque. Grazie a Massimo Neresini, e la parola a Nicola Andreanini, che anche non ha slide, ce l'ha. Arrivederci. Però lei mi promette che sta in 10 minuti. Lei mi dica quando esagero. Abbiamo ancora sei interventi. C'è qualcuno che può venire in aiuto? Perché qui perdiamo qualche secondo prezioso. Vuol cominciare a raccontare a voce? Sì, posso, se comunque qualcuno mi fa partire. Buonasera a tutti. Presentatevi, sì, da soli, sì, perché io le vostre aziende non le conosco, per cui magari dico qualche cosa che non è corretta. Buonasera a tutti, sono Nicola Andreanini, sono il direttore del depuratore a Quarno, e vi illustrerò come
proprio nell'ottica dell'economia circolare, siamo riusciti a riciclare completamente due flussi molto importanti dell'industria conciaria. Vado velocissimo sulle parti che tanto siete tutti addetti ai lavori, conosciamo tutti molto bene. Diciamo che in apparenza l'industria conciaria è un caso sfortunato. Il prodotto finito è una percentuale estremamente limitata della materia prima che trattiamo. In più, diciamo che i distretti si caratterizzano anche per un'altra tematica fondamentale. Sono spesso popolati da tante aziende, in particolar modo così è il distretto di Santa Croce, di piccole dimensioni. Quindi certi risultati si ottengono solo se queste aziende si mettono d'accordo, e anche questo è un tema toccato negli interventi precedenti, per fare tutti insieme una determinata lavorazione. Entrando un pochino più nel merito, l'esempio del depuratore credo che sia particolarmente calzante nel tema dell'economia lineare che diventa circolare, perché senza entrare troppo nel dettaglio richiamerei la vostra attenzione sul grafico in basso a destra. Nel grafico in basso a destra ho riportato la produzione di fanghi smaltiti a discarica negli ultimi 20 anni, e se non si riesce a vedere perché forse è un po' piccolino lo schermo, diciamo siamo passati dalle circa 200.000 tonnellate del 1995 a valore dell'ordine di poche migliaia di tonnellate nel 2015, a 20 anni di distanza. Ecco, questo come si ottiene un risultato di questo genere? Si ottiene attraverso sforzi in ricerca, in tecnologie sempre migliori, sia sulla linea acque che sulla linea fanghi, che vi volevo illustrare. Questa diapositiva, ecco, solo appunto per in due fotografie chiarire cos'è la depurazione dei reflui fognari. Ci avete in alto l'acqua di conceria allo stato grezzo e l'acqua che esce dal depuratore. Si ottiene questo risultato, proprio senza entrare nel merito del processo depurativo, ma proprio spiegandolo in tre fotografie, questo risultato, l'acqua pulita in uscita, si ottiene al prezzo della produzione di fanghi. Su questa diapositiva però ho messo anche una riflessione che mi sembrava importante, perché spesso pensiamo che la circolarità sia per certi versi sinonimo di sostenibilità, ma io penso sia importante fare una riflessione anche sul fatto che la sostenibilità spesso può impattare anche la circolarità. Mi spiego meglio: non tutti gli inquinanti sono uguali, e quindi non tutti gli inquinanti si degradano al prezzo della medesima produzione di fanghi. Ci sono inquinanti che si riescono a degradare facendo pochi fanghi, ci sono inquinanti che si degradano solo facendo tanti fanghi. Quindi torna anche l'idea della filiera: a seconda di quali agenti concianti, di quali reagenti chimici vengono utilizzati nel processo produttivo, anche tutti gli impianti di valle ne hanno una conseguenza. Dicevo, sulla linea acque siamo intervenuti appunto facendo ricorso a tecnologie sempre più tecnologicamente avanzate. Il nostro trattamento fanghi, proprio raccontato in estrema sintesi, cosa comporta? Quali risultati ottiene? Praticamente noi partiamo da circa 65.000-70.000 tonnellate anno di fanghi che, come avete visto dalle diapositive precedenti, erano 200.000 a metà degli anni 90. Con gli interventi sulla linea acque sono diventati 70.000, ma attraverso tutta una serie di fasi di essiccamento, pirolisi e gassificazione riescono a diventare 6.500 tonnellate, quindi un decimo del prodotto di partenza, appunto grazie al trattamento fanghi. Però diciamo che
il trattamento fanghi, ora non ve lo sto a raccontare nel dettaglio, però diciamo, è l'impianto che ci permette di recuperare, forse questo è il tema più importante, allo stesso tempo sia materia che energia. Perché pensate a come quanti ricircoli sono insiti in questo processo di trattamento. Noi utilizziamo una biomassa vivente per pulire le acque e questo ci consente di scaricare acque pulite nel corpo idrico ricettore. Questa biomassa viene poi nella linea di trattamento fanghi pirolizzata, quindi diventa un gas di sintesi che bruciando mi consente di ottenere il vapore che serve nella fase di essiccamento, quindi recupero l'energia presente in questa biomassa per non dover necessitare di metano, quantomeno per necessitare di meno metano per l'essiccamento dei fanghi stessi. E in più, alla fine, come vedete in basso a sinistra, ho un inerte finale e quindi nella linea di trattamento fanghi c'è anche il recupero di materia, ho un inerte finale che destino in edilizia e anche forse in futuro nel mercato dei bitumifici. Tempo è poco, direi che non vi vado avanti sulla una panoramica aerea dell'impianto. Cosa ci facciamo con l'inerte finale? Non potevo portarvi il riciclato che va nei sottofondi stradali perché diciamo è un prodotto sfuso, ma ci facciamo manufatti cementizi e quindi nell'altra stanza vedete i provini che di solito realizziamo per verificare le caratteristiche meccaniche dei manufatti in calcestruzzo ottenuti con il nostro inerte e come ultima diciamo curiosità questi sono... siccome il discorso del recupero dei rifiuti diventa una sollecitazione interessante anche per gli artisti, così ho portato anche qualche fotografia di alcune opere d'arte realizzate recentemente, queste sono le fotografie di una mostra, utilizzando il conglomerato cementizio all'interno del quale c'è l'inerte finale in uscita dall'impianto. Mi dica lei, professoressa, scherzo, finiamo sull'arte che è talmente sì. Bello questa idea dell'arte, mi sembra molto interessante anche la sua, anche se purtroppo il tempo è poco, però abbiamo capito un po' di più anche che cosa fa la vostra azienda e quindi grazie del contributo, grazie mille. Francesco Spannati, ecco, dobbiamo chiudere per le 4:30, quindi mi dovete perdonare, ma devo per forza chiedervi di accelerare. È impossibile, però le sfide impossibili ci piacciono. Qualcuno aiuta il relatore, per favore? Se intanto vuol presentare il consorzio... Sì, il consorzio Poio Depu è un consorzio di depurazione del distretto. Il consorzio Cuoio Depur è un consorzio di depurazione del distretto di Ponte Egola che raggruppa poco meno di 100 concerie specializzate per lo più nella concia al vegetale, quindi con tannini vegetali. Io mi occupo di seguo un po' i progetti di ricerca attivi presso il depuratore e oggi mi racconto come dall'idea, da un'intuizione siamo arrivati alla una realizzazione pratica, ovvero la produzione di fertilizzanti. Cercherò di restare nei 10 minuti, sarò veloce. Allora, questa è una foto dall'alto del consorzio di depurazione che è partito negli anni 80 e subito dall'inizio sono partiti degli studi per cercare di capire l'eventuale riutilizzo dei fanghi di depurazione e per una loro valorizzazione. Questo perché le intuizioni iniziali erano da una parte la consistente presenza di sostanza organica azotata derivata appunto da proteine presenti nei fanghi, soprattutto nei fanghi primari, quelli rimossi
nel sedimentatore primario delle prime fasi, dall'altra la presenza nei fanghi di sostanze organiche quali tannini vegetali che sono usati appunto nella concia vegetale come agente conciante, per citarne alcuni, tannino di mimosa, quebracio, castagno. E infine la presenza nei fanghi di alcuni residui appunto derivati dalla concia, che già di per sé dal punto di vista legislativo sono riconosciuti singolarmente come fertilizzanti. Quindi da queste intuizioni e anche diciamo dalla possibilità diciamo normativa di valutare un altro utilizzo dei fanghi alternativo al loro smaltimento in discarica, sono stati fatti vari studi negli anni per arrivare a quello che vi racconterò a breve, ovvero la produzione di un fertilizzante. Perché questa era la premessa? Sì. Sì, sì, no, no, sono bravissimo, sarò bravissimo. Andiamo subito a come... Questa è la filiera produttiva di cuoio d'epur, ovvero in alto riceviamo i reflui industriali conciari dalle conciere del distretto di Ponte Egola e anche reflui urbani a prevalenza domestica. Il depuratore si divide in tre fasi, molto semplicemente. C'è un trattamento primario che rimuove per lo più con sistemi meccanici e sedimentazioni i solidi sospesi, poi c'è il cuore, ci sono i trattamenti biologici e infine i trattamenti chimico-fisico che sono principalmente chiare flocculazione. Da questa linea acque si generano tre flussi di fanghi che vanno appunto a formare la linea fanghi. Linea fanghi che vi descrivo brevemente per immagini, ovvero tutti i fanghi provenienti dai sedimentatori primari, dai sedimentatori biologici e da sedimentatori terziari di chiari flocculazione vengono ispessiti con lo scopo di ridurre il contenuto d'acqua il più possibile. Dopo un ispessimento si procede con l'aggiunta di un polielettrolita catronico a una pressatura con delle filtropresse in modo da ottenere un fango disidratato con un contenuto in secco molto più elevato. Diciamo, la linea fanghi non finisce qui, prosegue con degli essiccatori dove praticamente utilizzando energia termica rimuoviamo ulteriormente l'acqua legata e otteniamo una sostanza secca del fango essiccato che non dà problemi di putrescibilità e non dà problemi di maleodoranze. Partendo da questo fango essiccato sono stati fatti vari studi coinvolgendo altri enti esperti in vari settori per capire il potenziale utilizzo agronomico di questi fanghi, il loro impatto ambientale e anche il monitoraggio di eventuali sostanze tossiche o pericolose, organiche o inorganiche, e si è arrivata alla prima formulazione del pellicino integrato, ovvero un fertilizzante organoazotato che è stato riconosciuto dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e riconosciuto come è inserito nella lista dei fertilizzanti, ovvero dal fango essiccato, attraverso l'aggiunta di degli scarti della concia, quali pellicina appunto e altri composti, si ottiene questa sostanza che è ricca in azoto e in carbonio, che può essere utilizzata in agricoltura e sono stati dimostrati attraverso tutti i vari studi un impatto benefico verso le colture. Un altro passo in avanti, sono quasi a fine, un altro passo in avanti è stato la creazione di un ulteriore fertilizzante partendo dal pellicino integrato, ovvero integrando quello che era assente nel pellicino integrato, ovvero il fosforo. Sono stati con l'aggiunta, qua torniamo anche al discorso che stavo accennando prima delle sinergie industriali, con l'aggiunta di altri sottoprodotti di origine animale opportunamente trattati, siamo arrivati alla formazione, alla creazione di fertilizzanti misti con una proprietà, diciamo, un interesse agronomico ancora maggiore.
anche questi inseriti come nel registro di infatti Pollo Depu è inserita come nel registro dei fabbricanti di fertilizzanti. Qui ho inserito una slide con, diciamo, i dati di esercizio del 2017, in cui si vede, diciamo, si mostrano i vari flussi dei fanghi e i loro utilizzi, sia soprattutto come pellicine integrate che come fertilizzanti misti. E per concludere, questo non è un punto di arrivo, ma è un processo continuo. Abbiamo altri progetti in essere per seguire sia le evoluzioni normative sia le evoluzioni tecnologiche, per cercare di chiudere il ciclo anche per migliorare il ciclo anche da altri punti di vista. Però abbiamo voluto portare questo esempio, questa storia di successo. Bene, grazie. Grazie. Allora, pellicino sembra una cosa facile, pellicino, però in realtà è difficile. Il nome sembra quasi una favola per i bambini. Allora abbiamo l'ultimo intervento di questo panel, Gustavo De Feo, che starà nei tempi previsti, perché così abbiamo terzo panel. Chi è alla fine di un programma ne va sempre un pochettino di mezzo, però noi cercheremo di recuperare. Perfetto. Bene, buonasera, io sono Gustavo De Feo, un laboratorio analitico a Santa Croce sull'Arno, ma lavoro nel settore conciario già da 35 anni e in questo mio intervento volevo portare qualche esempio della circolarità dentro della produzione conciaria e come alla fine una nuova filosofia del processo, anche se devo dire il processo conciario è nato circolare, purtroppo si è linearizzato nel XX secolo, però dobbiamo un po' ritornare a alcune buone pratiche che curiosamente sono millenarie. Ma prima volevo parlare di un progetto che abbiamo iniziato settimana scorsa, che praticamente sempre considerando la pelle come scarto nel settore alimentare, praticamente la pelle di pesce fa parte di una tradizione millenaria nell'isola di Hokkaido in Giappone. Bene, con un gruppo di scienziati del settore, diciamo, della itticoltura, insieme a dell'università di, che adesso vedremo, no? Che sono di design, ho deciso un po' di ritornare a questa pelle di pesce e prima di tutto abbiamo deciso andare a Hokkaido a studiare questi processi tradizionali dove la pelle anche si tinge con dei coloranti, diciamo tipo le indigofera tintoria, dunque coloranti naturali, dunque un processo assolutamente naturale dove si valorizzava la pelle del salmone. Il progetto è stato finanziato Horizon 2020 e praticamente partecipano diverse istituzioni, sia dell'Israele, del Regno Unito, dell'Islanda, noi per l'Italia insieme al Politecnico di Milano. E questo diciamo, è stato il nostro kick-off meeting settimana scorsa in Israele. Bene, calcinaio biotecnologico, questo è un tema penso molto interessante. Io tanti anni fa ero a lavorare in Colombia, nell'interno della Colombia, e ho visto che c'erano dei conciatori che lavoravano un processo totalmente naturale, un processo che aveva più di 400 anni, secondo loro dicevano, portati dai primi spagnoli. E in questo processo non adoperavano nessun prodotto chimico di sintesi, più che degli enzimi, scarti, bucce di certi frutti, scarti di diversi altri utilizzi, e il processo era totalmente naturale. Ecco, ma perché non possiamo industrializzare un processo del genere? E lì viene un po' questa nuova filosofia che dobbiamo adoperare adesso quando pensiamo a un processo conciario. Non è come prima che usiamo un prodotto e diciamo bene, a questo fine, punto. No,
Adesso noi dobbiamo pensare, prima di tutto, questo prodotto, che attribuzione ha LCA? Dunque, qual è l'impatto ambientale che implica la produzione di questo prodotto? Secondo, questo prodotto cosa fa durante il processo? Dunque, un assorbimento, si lega, quanto, si rilascia, degrada, in cosa? Poi gli scenari d'uso. Ci sono le persone che, diciamo, i nostri operai che sono davanti al botale, che devono adoperare questi prodotti. Dunque dobbiamo capire se questi prodotti possono avere tossicità, quali saranno, e poi perfino, come avevamo detto prima, si parlava di trattamento effluenti. Sì, capire quale sarà il COD, il BOD, ma non solo, perché a volte c'è un COD che può essere più elevato, ma molto più facilmente, diciamo, demolibile. Quanto per esempio evitare generare sostanze persistenti o recalcitranti. Bene, questo è un po' il concetto nuovo. E in questo entra quello che è il calcinaio biotecnologico. Abbiamo uno stato dell'arte dove si lavorano con tensioattivi, etilammine, mercaptani, anidride stalica e altri prodotti. Bene, noi abbiamo sostituito questo con enzimi probiotici e anche con una pratica di recupero pelo. Risultato? Otteniamo un'acqua che è molto più facilmente trattabile. Sappiamo che alcune di queste sostanze possono essere detrimentali per la flora batterica. Bene, noi con questo processo tendiamo a fare un'acqua che sia molto facilmente trattabile, con un COD più basso, ma allo stesso tempo che non abbia niente che possa a questo punto mettere in pericolo il trattamento dell'acqua. E alla fine cosa porta questo, diciamo, a una riduzione del COD, una riduzione di questo COD recalcitrante, una riduzione dei solfuri, alla fine un risparmio energetico perché abbiamo bisogno di meno energia per trattare queste acque, generazione di derivati creatinici, che adesso ci sono diverse ricerche dove troveremo anche delle applicazioni interessanti, partendo da fertilizzanti che sono già fatti, però anche delle fibre tessili. E perfino, diciamo, come dicevo prima, una riduzione di queste sostanze che sono nocive per la flora batterica. Bene, concianti naturali. E a questo punto io parlo di questo ritorno ai polifenoli. Io parlavo di queste popolazioni, diciamo, in Colombia, che facevano una concia molto tradizionale partendo di questi strati vegetali. Bene, 100 anni fa sono stati sintetizzati i primi tannini sintetici chiamati di sostituzione, perché andavano a sostituire questi tannini vegetali. Beh, noi adesso stiamo cercando i tannini per sostituire quelli di sostituzione, no? C'è un gioco di parole, però praticamente si sta andando al riutilizzo di prodotti che vengono, per esempio, dalla produzione dell'olivo, c'è in questo caso del wet green, proposto da una società tedesca come conciante, partendo dalla foglia dell'olivo, quanto per esempio a poter riutilizzare altri polifenoli di altre industrie, che possono provenire sia la produzione del vino, sia la produzione dell'olio. Bene, con questo noi riusciamo un po' a ricostituire concianti molto simili a quelli che abbiamo sintetici, ma non più con l'uso di derivati di petrolio. Bene, infine, polimeri da materie prime naturali, questo è un lavoro che ho visto molto interessante, un progetto che non è nostro, però praticamente l'ottenimento di polimeri che derivano di prodotti della bioraffinazione di biomasse animali e vegetali. Bene, sono tutti esempi che portano la circolarità del settore conciario ogni volta di più. Grazie, grazie molte anche per... Peccato non avere più tempo, perché alcune erano cose veramente interessanti. Questo ritorno al passato mi sembrava veramente molto interessante. Allora ringrazio i relatori di questo panel e abbiamo un ultimo panel. Invito Roberto Vago, Marco Frei e Monica Buzzoni. Ecco, prego. Allora, il professor Frei, da quello che ho capito, deve parlare ad un altro evento. Allora, se siete d'accordo, chiediamo a Marco Frei di farci una riflessione
veloce prima di scappare, e poi chiudiamo con Monica e con Vago, va bene? Diamo... Sì, no, c'ho qualche slide, per cui qualcuna la uso, ma faccio veloce lo stesso, eh? Allora, sono molto contento di essere qua e tra l'altro l'intervento precedente si ricollega ad alcune cose che come Scuola Sant'Anna facciamo soprattutto col contesto toscano, perché è quello con cui abbiamo più rapporti diretti, ma in realtà io con l'Unice anche in generale. E quello che volevo porre alla vostra attenzione sono un paio di considerazioni relative sia alla logica della circolarità, che si ricollega a quello che si diceva, sia alcune evidenze empiriche di indagini che abbiamo fatto in generale, non applicate specificamente al settore conciario, che ci fanno capire il perché conviene l'approccio alla circolarità, al di là dei dati che abbiamo visto citati precedentemente, che attraverso il ciclo di vita dimostrano che gli interventi nelle fasi più cruciali da parte delle imprese portano non soltanto dei vantaggi ambientali, ma dei vantaggi che poi si riversano su fattori di natura competitiva ed economica. La logica della circolarità è quella che vediamo qua, nel senso che qui abbiamo le diverse fasi del ciclo di vita. La differenza nell'approccio circolare, lo avrete già condiviso prima, è che non si parte dalla coda, ma si parte dall'inizio. Nel senso che il tema non è come ricicliamo i materiali, semplicemente. Il problema è come pensiamo i prodotti in maniera tale che sin dal design siano concepiti in maniera tale da poter avere materie prime e seconde che vengono valutate comparativamente rispetto alle materie prime in termini di scelta, e poi da lì il design dei prodotti con determinate caratteristiche e quant'altro, procedendo nelle diverse fasi. Ogni impresa, a seconda delle sue caratteristiche, può avere dei punti in questo ciclo di vita in cui è in grado di contribuire maggiormente, così come ogni sistema produttivo, ogni distretto, ogni area territoriale omogenea può avere le sue maggiori capacità di intervento dal punto di vista della ottimizzazione della materia, che poi porta con sé tutta una serie di risultati dal punto di vista anche economico. Allora, nel farvi vedere alcuni di questi risultati, proviamo a usare questo studio, che ha il vantaggio di essere stato fatto su più di 1800 imprese, quindi una survey svolta per conto di Conai un paio d'anni fa, in cui siamo proprio andati ad analizzare le diverse fasi del ciclo di vita per capire cosa le imprese italiane stavano già facendo in questo ambito dal punto di vista delle strategie di circolarità. È emerso un quadro che non sto a rappresentarvi perché i tempi sono ristretti, ma vi faccio vedere invece quali di queste fasi finiscono con l'essere più correlate ai risultati di natura competitiva. Quindi in che modo l'agire più a monte, più a valle, più complessivamente lungo le diverse fasi del ciclo di vita genera dei vantaggi di natura competitiva. Allora, vedete, questa è l'impostazione, non sto a descrivervi l'approccio metodologico, è anche in inglese per i colleghi inglesi che sono intervenuti precedentemente, quindi è più facile da leggere. Vedete che abbiamo individuato 5 cluster, cioè prendendo le imprese e il loro impegno nelle diverse fasi, quindi approvvigionamento, design, produzione, logistica, distribuzione, consumo, riciclo, cioè intervenendo nelle diverse fasi, abbiamo creato 3 cluster che chiamiamo green e 2 cluster red. Ovviamente, semplicemente, sapete com'è la clustering, aggrega sulla base degli attributi comuni i diversi soggetti. Allora, il primo cluster è quello degli informers, cioè sono i soggetti che sostanzialmente hanno performance non buone in tutte quelle fasi che sinteticamente abbiamo semplificato del ciclo di vita. Ci sono poi le linear companies scusate, in 4, quindi in una hanno invece una buona performance, perché erano 5. Le linear sono quelle che non hanno performance di circolarità significative su tutte e 5, e questo è l'ambito di quelli che non sono circolari, ancora la maggioranza, attenzione, poi lo vedremo. Dopodiché abbiamo 3 cluster in cui ci sono i designer, quindi quelli che lavorano molto sulla parte a monte, e gli housekeeper, quelli che lavorano soprattutto al centro, produzione e logistica,
del ciclo di vita, e i Circular Champions, che invece coprono tutte e cinque le fasi. Allora, quali sono le performance? Perché questo è quello che ci interessa. Vedete, gli Informers, che sono il 24%, e i Linear, che sono il 41,6%, insieme fanno i due terzi del campione. Tra l'altro questo dato ricorre in tantissime indagini. Oggi, se prendiamo il sistema produttivo italiano, ci troviamo con circa un terzo, che non è poco, di soggetti che si stanno spostando in una logica green. Anche il rapporto annuale di Simbolo Union Camere da questi dati, tutta una serie di indagini, quindi ritorna. Mentre la distribuzione sugli altri tre caster è 15, 10, 8. Abbiamo solo l'8% di champions, quindi di soggetti che agiscono su tutto. Ma vi ho detto prima che non è necessario agire su tutto. Magari io non trovo convenienza a investire particolarmente su una fase del ciclo di vita che non mi è consona. Performance. Allora, le performance qui economiche sono abbastanza semplici. Siamo andati a vedere quanto crescono i dipendenti, come cresce il fatturato negli ultimi tre anni, il trend degli ultimi tre anni, scusate, questo è il trend degli employees, e il trend dal lato invece dei clienti, quindi lato mercato. Ok, quindi abbastanza basic come indicatori. Allora, vedete che i linear sono su performance negative su tutte le variabili. Quindi la linearità non paga più. Viceversa, i circular sono positivi su tutte e quattro le variabili. In quelli che agiscono parzialmente, la cosa interessante è che paga di più dal punto di vista competitivo agire sulla parte di progettazione, piuttosto che sulla parte più legata a ciò che si penserebbe essere il core dell'azione, che è produzione logistica. Allora, questo dato è interessante, ve lo lascio come riflessione ulteriore o per altre occasioni, perché si collega al fatto che le performance delle imprese che hanno sposato strategie green, anche qui si collega a risultati di altro tipo, sono molto legati alla capacità di innovare nei prodotti, anche in chiave di esportazione, caratterizzandoli dal punto di vista green. E quindi la componente design diventa molto importante. Qui abbiamo esempi anche qua, no? Di come giocando sul design si possano fare delle borse molto belle, personalizzate, che hanno determinate caratteristiche. Se il tempo era questo, mi fermo qua, se no faccio vedere un altro. Ce la facciamo? Ce la facciamo, dai. Ce la facciamo? Sì. Allora, vi voglio raccontare di un progetto, tu lo conosci, che stiamo facendo con la Camera di Commercio di Milano. Lo dico anche perché le imprese del settore sono invitate se vogliono partecipare a questo percorso. Il percorso, si chiama Riecco il progetto, ha un primo step che è appena iniziato, ma la cosa interessante, vabbè queste le risposte, ma è questo primo incontro del percorso che si concentra sul tema della misurazione. Allora, nell'ambito della circolarità, molto alla pace, come ben sappiamo, uno dei temi principali dal punto di vista sia del decidere dove agire, sia dal punto di vista poi della dimostrazione dei risultati che l'agire ha, anche nelle logiche di partnership, perché poi qui entrano in campo diverse modalità trasformative multiattore, perché è una sfida di sistema quella della circolarità, è una parte importantissima di un nuovo modello di sviluppo economico di cui abbiamo molto bisogno. La questione del capiamo come misurare è molto significativa. Allora, questo, ce ne sono altri di percorsi di questo genere, spesso iniziamo e si inizia con il troviamo una modalità per andare a misurare esattamente il nostro stato attuale di circolarità, ma soprattutto le potenzialità di azione che possiamo avere. E quello che secondo noi è sensato è usare molto l'approccio del ciclo di vita. Quindi l'analisi, l'LCA integrata per le parti economiche è un buon strumento, ma più in generale bisogna essere capaci di andare a vedere dentro per capire le potenzialità che l'innovazione può dare dal punto di vista poi dei risultati di efficienza e di competitività delle imprese. Sono stato velocissimo. Grazie, grazie professor Frey. Diciamo che
viene a coronamento di tanti interventi di oggi che hanno sottolineato anche questa simbiosi industriale per cercare di fare insieme sistema che è fondamentale. Bene, allora abbiamo ancora due interventi, Roberto Vago e poi non siamo per niente cavalieri, Monica, abbiamo lasciato te per ultima. Allora, come dire? Sarò breve, va bene. Come chi dice sarò breve a me fa venire mal di testa, fa venire okay. L'ansia. No, io ringrazio innanzitutto per l'invito e vorrei entrare un po' più nel merito per quanto riguarda il discorso che ci è stato chiesto di rappresentare, che cosa significa tecnologia e qual è il contributo della tecnologia, quindi delle macchine, all'interno del sistema circolarità. Voglio dire, la professoressa iniziava dicendo siamo artisti, capiamo, ci interessa, abbiamo creato in qualche modo la moda e siamo riconosciuti come tali, ma la moda è fatta da un sistema di processo molto preciso che va costruito in fabbrica e in azienda attraverso il contributo della conoscenza del prodotto, del sistema di integrazione del flusso di prodotto, delle macchine, quali macchine le migliori che sono disponibili, ma anche le più logiche e soprattutto un servizio di manutenzione. I relatori di prima non me ne vogliano, però io ho messo quel grafico che credo sia esemplificativo di una tendenza molto chiara a livello internazionale. Nel 2030 la popolazione mondiale sarà di circa 8 miliardi e mezzo di persone. Quella che vedete in verde sotto è la disponibilità di pelle sulla faccia del pianeta, sto parlando di pelle bovina. Quindi di fatto non ci sarà pelle sufficiente per tutta la popolazione. Dicono gli esperti che se ogni cinese comprasse una cintura non ci sarebbe pelle sulla faccia della Terra. Poi i dati, mi permetterete le approssimazioni, ma mi interessava in qualche modo mettere in evidenza la correlazione che c'è tra Industria 4.0 e sostenibilità, prima ancora che circolarità. Perché dico questo? Perché secondo il nostro punto di vista come produttori di macchine è fondamentale conoscere i passaggi del processo proprio per evitare di sprecare anche un piede quadro di pelle, perché questo è il problema di fondo. Quindi prima ancora che, scusatemi, ricircolare, bisogna utilizzare meglio quello che stiamo producendo. Come in costruttore di macchine, il primo contributo che diamo è quello che in ogni macchina da quest'anno è possibile ottenere un carbon footprint di un singolo passaggio del sistema produttivo, quindi un'efficienza della macchina, permettetemi la semplificazione, un po' come la lavatrice in classe A, in classe B o cose di questo genere. Questo è il primo contributo importante, non esiste a livello internazionale. Il processo conciario è un processo, e chi fa conceria lo conosce meglio di me sicuramente, però un dato che vorrei esemplificare qua, per quello partivo dai consumi. Un dato per cui si parte da una tonnellata di pelle grezza, si fa il ciclo di semilavorato, si fa il prodotto finito, indubbiamente, che è quello che poi finisce nelle nostre borse, ma di fatto si producono 300 kg di prodotto. E per fare questi 300 kg partendo da una tonnellata, noi consumiamo energia, acqua e prodotto chimico. Questo è il dato. E da qui produciamo tutti quegli scarti. Quando sto parlando di processo. Quindi quattro impronte molto chiare, si parlava di acqua, si parla di CO2, si parla di impronta chimica, e qui sicuramente tanto è stato fatto in questo senso, ma dal nostro punto di vista di costruttore di macchine, uno degli aspetti fondamentali è soprattutto la sicurezza del processo, che è uno dei temi al centro. Abbiamo diverse delegazioni, abbiamo qui straniere che sono venute a visitare questa fiera e tutti chiedono sicurezza. Ma voi italiani, come avete fatto a recuperare il prodotto? Questa è la domanda. Quindi, quello che diceva prima, la possibilità di vendere questa nostra expertise che è stata
vista prima è fondamentale. Questo è il processo della targa verde che abbiamo messo in opera e finisco, parlo di comunità, due gli aspetti, una sicuramente la sicurezza, che è uno dei temi che è stato cavalcato negli anni passati attraverso il marchio CE, ma quelle immagini che, ohimè, non, anzi, sono purtroppo ancora in giro nel mondo conciario, ok? Non sono italiane, premetto, non sono più italiane, però di fatto si vedono e io che faccio survey tecnologiche in giro per il mondo ne vedo tante. E quindi questo non è, e il valore aggiunto di un sistema di processo sicuro è fondamentale. Il secondo è queste immagini che adesso appariranno. Certo, uno scarto di rasato è un ottimo letto per i cani, no? E va benissimo, anzi si trovano molto a loro agio. Però di fatto si fa quel lavoro, si produce e si scarta tantissimo, perché il processo deve essere ottimizzato, indipendentemente dal tipo di processo. Qui chiudo, vi faccio vedere alcune immagini specifiche che riguardano lo scarto. Il primo scarto, e queste sono le tonnellate, sono immagini che ho preso in giro un po' per il mondo, quindi si vedono tipicamente, questo è uno scarto del sistema conciario, ma non dovuto al processo conciario, dovuto al sistema di allevamento, marchiatura degli animali, difettosità. Il secondo, rapidamente, è nel processo di lavorazione, cioè nel momento in cui io taglio la pelle, se ho degli scarti, queste sono le discariche che si vedono. Questo non credo faccia bene all'immagine della pelle, quindi la nostra capacità di trasformare il prodotto finito, anche scartato, non entro nel merito di questo passaggio, ma in casi di studio chiari, per esempio la macinazione, che è un sistema conosciuto di agglomerazione, che prevede la produzione di suole per scarpe, di pannelli fonoassorbenti oppure di manici per cacciaviti. Questo è un processo abbastanza chiaro, ma come farlo, come macinare la pelle, lì ci sono delle competenze tecniche importanti. Secondo, e chiudo ringraziando per l'invito, mutuando, come si diceva prima, alcune esperienze da altri ambiti, come nel caso tessile, qui troverete degli esempi di fluff, è possibile creare un tessuto non tessuto, quindi senza intervenire con un ulteriore processo di digestione, di lavorazione, eccetera, eccetera, ma lavorando direttamente sulla materia prima di scarto. Grazie, grazie Roberto Vago. Monica, vuoi andare al podio come un vero relatore? No, direi comunque che nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, abbiamo un quarto d'ora accademico, di solito sta all'inizio, noi invece lo facciamo alla fine, perché all'inizio siamo stati puntualissimi, 2:30 spaccate abbiamo iniziato. Sì, eccoci. Vabbè, buongiorno, ormai ai pochi che sono rimasti, per fortuna. Io rappresento in questo caso un'azienda molto giovane, ha 10 anni, è stata fondata da una donna che ha avuto una grande visione 10 anni fa, perché ha iniziato a riciclare e rigenerare un po' di tutto, trasformando gli scarti delle lavorazioni in prodotti di lusso. Quindi non solo la pelle, ma anche lattine, occhiali, facendo gli interni dei frigoriferi, gli esterni degli elettrodomestici e creando, con il contributo di designer internazionali, dei prodotti veramente molto belli e di grande immagine. Per quanto riguarda, quindi trasformiamo gli scarti in bellezza e in maniera ecocompatibile, quindi non vengono utilizzati chimici, non viene utilizzato niente, e anche nell'assemblaggio dei prodotti sono facilmente disassemblabili, quindi anche i contenitori con cui vengono poi spediti c'è un risparmio a tutti i livelli. Io premetto, io lavoro nella moda da 40 anni, è la prima volta che mi occupo di queste cose qui, quindi prendetemi con le pinze. Quindi rispetto dell'ambiente, ecco, questo per esempio lo vedete, è un esempio, le ciotole sono fatte con
18 lattine o 16 o 18 lattine, con 100 lattine vengono fatti dei vassoi assolutamente meravigliosi che vanno in lavastoviglie eccetera eccetera, ma di grande design. Questi sono alcuni dei designer internazionali che hanno collaborato al progetto, quindi dalle loro creazioni sono nati oggetti fatti in pelle rigenerata che adesso vediamo, e piatti, office set, sottopentola, molto design casa. Dunque, dato che 10 anni fa in Italia c'era poco la cultura del lusso, del rigenerato nel lusso, che viene sempre ancora purtroppo molto visto come un prodotto povero, ha avuto più successo all'estero piuttosto che in Italia. Tutti gli molti prodotti sono stati esposti alla Triennale, al MoMA New York, ha avuto un grandissimo riscontro soprattutto negli Stati Uniti, oltre che appunto mostre in Svizzera, Francia, Brasile e Cina. Queste sono alcune dei redazionali che erano usciti ai tempi sui prodotti Regenesi. Per parlare di pelle, allora, praticamente viene raccolta tutta la pelle, tutti gli scarti da concia vegetale e quindi non vengono assolutamente verificati che arrivino da concerie o da aziende che lavorano la pelle, vengono tritate, come diceva prima, viene tutto tritato e poi... E la pelle con cui è fatta quella borsa, che sembra di cartone ma che è pelle rigenerata, è composta da un 65% di scarti di vera pelle conciati con sostanze vegetali, il 18% in lattice naturale, il 10% di acqua, il 5% da grassi naturali e agenti coloranti naturali. La pelle rigenerata ha un pregio: uno, che recupera gli scarti che sennò verrebbero bruciati o buttati via, e secondo, che ha una vita lunghissima. Più si usa, come tutta la pelle naturale, e più diventa bella, ha un po' l'aspetto del cartone, per cui si può dipingere, colorare, dipingere a mano, eccetera. Dalla pelle non facciamo solo borse o piccola pelletteria, ma anche oggetti per la casa. Infatti nell'altra sala sono esposti un meraviglioso portabottiglie, un cestino che adesso li vedete qua, queste sono sempre le borse, ecco, questo è il cestino per la frutta, un lampadario e il portabottiglie ed altri oggetti. L'azienda aveva anche prodotto e aveva dato, quando c'è stato il G7 sull'ambiente, tutti i portabiglietti da visita erano fatti da Regenesi in pelle rigenerata. Ovviamente qua parliamo di economia circolare, cosa che io personalmente non ero proprio ferratissima su questa cosa, e responsabilità sociale. Oltre a fare una produzione di articoli che vengono dalla rigenerazione, dal recupero di vari materiali, uno degli obiettivi di Regenesi è quello di progetti in co-branding, in cui si uniscono le forze, e quello più forte che facciamo in questo momento è quello con Dainese. Dainese tutti sapete che è un'azienda che produce materiale per le moto e che fornisce tutte le tute dei nostri idoli di MotoGP, miei soprattutto. E quando questi cadono e si frantumano anche le tute, quindi tutti i brandelli delle tute dei piloti di MotoGP vengono dati a Regenesi e noi produciamo piccola pelletteria, quindi portafogli, portachiavi eccetera. Sono tutti pezzi unici, perché ovviamente da quella tuta e da quel pezzo di tuta viene fuori un pezzo solo, e quindi sono è tutto rigorosamente made in Italy, e quindi sono dei prodotti veramente unici e molto particolari. Con questo concetto stiamo lavorando per fare altri co-branding, perché il co-branding, questi sono alcuni dei prodotti di Dainese, in co-branding con Dainese. Quindi noi cerchiamo di fare dei co-branding proprio per portare avanti il discorso dell'economia circolare, dare dei vantaggi all'azienda che collabora con noi in termini sia di smaltimento dei rifiuti che di utilizzo, facendo dei prodotti di alto livello di design e soprattutto made in Italy, e quindi cercando di dare una seconda vita a quello che non ce l'avrebbe più, perché sarebbe tutto il resto
penso che siano delle parti più tecniche. Grazie perché... E quindi vi ho perché detto, sei stata ho detto. Velocissima, grazie, un applauso. Io seguo le Genesi dalla nascita. Sei anni fa sul mio blog ho fatto un articolo proprio sulle Genesi con questo tema, riciclo, bellezza, design, quindi... non capisce. Io direi nel chiudere e ringraziare tutti per la pazienza. All'inizio avevamo una sala super affollata con un problema di overbooking, però qualcuno è rimasto fino alla fine. Mi viene spontaneo di dire che incontri come questi vanno ripetuti, magari con non due ore, con l'ansia del conduttore che deve restare tempo a tutti, perché sono veramente esperienze interessanti. E poi, come giustamente è stato detto, bisogna cambiare un po' la cultura, bisogna che questo settore sia conosciuto meglio anche da grande pubblico, perché qui ci siamo un po' parlati tra detti ai lavori, ma bisogna uscire e parlare con le persone perché imparino che anche in un settore tra virgolette difficile come può essere quello conciario si possono fare cose estremamente importanti per la sostenibilità e per il nostro futuro sempre più sostenibile, anche in una logica di Agenda 2030 di cui abbiamo un paio di volte accennato. Grazie a tutti per la partecipazione.